cantavamo la sigla di Fumble. Era da un po' che no, anche perché quando lo facevamo infrangevamo tipo un sacco di copyright, quindi ma solo alcuni e solo quelli delle più famose canzoni che abbiamo messo. E adesso che potremmo non lo facciamo invece. Esatto, per rispetto alle vostre orecchie. Quello che state ascoltando è Fumble. Fumble. Io non sento Fumble. Assolutamente nulla nelle cuffie, è normale? Sì, sì. È tutto normale perché per non avere un ritardo di qualche mezzo millisecondo che ci farebbe parlare in ritardo su noi stessi e poi rincoglioniamo tutti generalmente, sentiremo solo Manto. Rincoglioniamo tutti generalmente? Esatto, sentiamo solo Manto da remoto. Oh, che figo! Ma però è viaggio allucinante. Comunque io un ritardo ce l'ho lo stesso. Ma sì, questo è quello genetico e pace. Questa sera continuiamo a giocare a Clotes. Ma che bello! Che è questa roba che vedete in webcam. No, mi sono dimenticato il manuale, devo farlo firmare. Io me l'ho dimenticato qua invece. Quando ci vediamo la prossima volta, magari... Ci vediamo al play. No, ci vediamo prima del play in realtà. Così puoi anche dire, l'autore mi era firmato una fiera di settore. È vero, eh? E tu puoi dire ho firmato il mio manuale alla fiera di settore. A un fan. A un fan. Assolutamente. Che ha playtestato il gioco. Tutto vero. Perfetto. Tutto perfettamente reale. Che conosco da 15 no, quello no. Grazie a chi mi ha scritto in settimana per chiedere di partecipare al playtest. Ho risposto a tutti. Se non vi ho risposto, riscrivetemi perché non mi è arrivata la vostra comunicazione. Se vi interessa vederlo dal vivo e siete al play sabato 1 aprile, non è uno scherzo, vi porto dentro e lo potete vedere dal vero. È metallo comunque. Sì, è il manuale intende, infatti. Ah, io mi sono tenuto buono, grazie Claudio. Vabbè. Altre cose che dobbiamo dire sono che questa è la seconda puntata di Clotes. Clotes è il gioco di narrazione e destino che sto scrivendo da un paio d'anni. Buh, ormai. Fumble fa le marchette, Invece sì, ma destino nel senso di Doctor Doom? Fumble fa le marchette, giusto per fare la voce dell'internet, scusa. L'hanno fatto loro, È un gioco di destino nel senso del dottor Destino? Sì, perché metallo viene da Ratman e Destino. Quindi esatto, quindi siamo destinati a ciò. Esatto. Abbiamo provato settimana scorsa dalla Forgia degli Eroi. Grazie di nuovo alla Forgia degli Eroi. Torneremo sicuramente. Io ve lo dico, voi non lo sapete ancora, ma sto già organizzando un nostro evento alla Forgia degli Eroi. Molto bene! Un nostro. Ah, guarda, ci sono degli hamburger molto buoni. Tu lo sai, Claudio, che io sono una persona che si adegua, se uno mi organizza le cose... Ma infatti io non... organizzo! Io non ho problemi, cioè, io non le organizzerò mai! Però il dato di fatto, però, perché no? Ah, cazzo, è domani, vabbè. Pace! Basta che poi me lo ricordate. È un gioco... Ma non me l'avete detto! Ecco, quello è il tipico Roberto. Non me l'avete detto. È un gioco facile, veloce di realizzazione, ma che ha sollevato alcune domande da chi ci ha ascoltato. Quindi oggi c'è Clotes, il tessitore risponde. Il tessitore risponde. Ho già risposto ad alcune delle domande che mi hanno fatto via scritta, però dato che alcune potrebbero essere importanti... Anche per chi ascolta o ha ascoltato la prima puntata e vuole saperne di più, o gioca, o anche per te, perché diciamo, cioè, ancora in alfa. È un'alfa avanzata. Un'alfa avanzata pre-beta. Esatto. Quindi, cioè, le vostre domande e i vostri feedback sicuramente possono anche aiutare. So che è off topic, ma io ho cominciato ad avere allucinazioni sensoriali. Mi sembra che qualcuno... Perché in realtà questa sigaretta che sto usando è all'oppio. Ah, aspetta! Ha un aroma? Sì. Ho cominciato a sentire caramello e cioccolato. È il tuo cervello che ha un... Ti giuro, ho cominciato a sentire l'odore di caramella mu e ho detto questa dieta mi sta facendo malissimo, ragazzi, malissimo. No, sono in Mikado, top. No! Mi getto dalla finestra, te lo dico. Ah, una domanda è: qualche volta Roberto nella scorsa puntata ti ha chiesto la tipologia di una magia che stava per lanciare e tu hai dovuto stabilirlo sul momento. Forse non sono stato attento, ma c'è una lista come in D&D oppure i PG lanciano magie che rientrano per loro natura in una data categoria tipo divinazione o abilazione. La risposta è la seconda, nel senso che non c'è una lista predefinita. La seconda che hai detto. Ci sono degli effetti generici. Ed è anche incompleta la seconda. Esatto. Ci sono degli effetti generici in cui gli incantesimi ricadono. Che se non fai niente, cioè se tu dici niente. Lancio divinazione, per dire, no? O... tiro palla di fuoco, quelli non hanno, cioè usano quelle per cui di solito le scuole sono, come si dice, affini. Sì, c'è scritto, esatto. Mi pare che ci sono, hai scritto alcune, le scuole consigliate. Ci sono delle virtù consigliate per le scuole.
o effetti in realtà. Poi chiaramente, visto che in questo gioco si può barare tantissimo, tu puoi lanciare una divinazione con prudenza. Ma non è barare. No, è barare. Perché lì c'è una cosa di cose consigliate. Poi tu comunque puoi anche lanciare una palla di fuoco invece con volontà, magari con vigore. Ah, sì, sì. Dipende da come la descrivi in la realtà, situazione. In realtà è più preciso dire che puoi lanciare un incantesimo di fuoco con prudenza. Ah, okay. Vero. Una palla di fuoco difficilmente sarà lanciata con prudenza, a meno che tu non mi dica voglio non colpire qualcuno. Esatto, io metti voglio sparare una palla di fuoco senza colpire nessuno, ma in mezzo alla gente. Ah. Allora lo dovresti lanciare con prudenza. Però è sempre una palla di fuoco. Sì, però l'effetto che vuoi raggiungere alla fine non è di far esplodere una roba e basta. No, se fallisci lo fai. Però è sempre di elementalismo. Chiaro. Che bello. Quindi questo è... E teoricamente è comunque una palla di fuoco. Sì. Perché se li avessi presi li avrei fatto danni. Sì, sì. Ma visto che l'ho lanciato cercando di non prenderli... A questa domanda se ne è aggiunta anche accuratezza una... li poteva se essere. Se ne è aggiunta una subito dopo, che è... Non sarebbe meglio che l'incantesimo rispondesse a una lista di 2-3 domande? E io qua rispondo... No, cioè già viene un po' fatto perché il testitore chiede come lo vuoi fare, cioè il come tu vuoi raggiungere un risultato. A meno che non lo dici già tu. Cambia, esatto. Fare delle domande precise su, allora, questo incantesimo è fatto per ferire o curare, e fare una lista precisa di domande per lanciare un incantesimo rallenta tantissimo la questione senza aggiungere troppo. Ma visto anche che il 90% dei personaggi, a meno che non lo fai specificatamente incapace, sanno tutti un po' usare la magia, direbbe una cosa lunghissima. Esatto. Anche perché i mossi hanno un sacco di punti ferita. Almeno quelli dell'alfa hanno un sacco di punti ferita. Hanno un sacco di punti ferita. Il fatto che stiamo scontrandoci contro una collina in questo momento mi fa ben pensare. L'altra cosa che è saltata fuori in settimana è appunto, ma quella è saltata fuori tra di noi, però tanto vale parlarne. Le virtù hanno dei punteggi consigliati, che però sono appunto consigliati. Quello che viene scritto nel manuale è: hai 16 punti, mettili come vuoi. Ok? Questo ha portato a delle discussioni su qual è il minimo, qual è il massimo, è giusto che ci sia un minimo, è giusto che non ci sia. Per in seguito alla discussione che abbiamo avuto noi, il massimo lo potrei concepire. Più che altro per evitare di avere un 16 in una caratteristica e 0 in tutte le altre. Però secondo me dipende da che tipo di gioco vuoi fare. Perché se vuoi fare l'eroe epico, leggendario, tipo Gilgamesh, ci sta che tu sia fortissimo in una roba in cui non puoi fallire, ma in cui comunque tiri lo stesso il dado perché ti possono capitare sciagure, perché con uno è comunque una sciagura automatica. Vero. Però riesci. Riesci però... Ti è andata male, ma andata riesci. Male. Riesci ma... E soprattutto... lo zero in una caratteristica, ad esempio lo zero di Rael in sapienza, non vuol dire che lui sia un caprone ignorante, vuol dire che le virtù in Clotes non sono le statistiche in D&D, cioè non rappresentano anche una, se saresti morto, una qualità, sì, esatto, intrinseca. Oh, guarda fuoco, ah no, per una volta no, raga, quello sopravvive. Questo rappresentano, lo no, le virtù rappresentano come tendenzialmente vuoi risolvere i tuoi problemi. Lui, ad esempio, li risolve più probabilmente parlando o facendo delle cose con prudenza. Difficilmente si metterà a ragionare, due settimane fa ho letto questa cosa e allora mi ricordo che... Però teoricamente lui con zero non potrebbe neanche farlo, se lo volesse fare. Non potrebbe neanche farlo. No, potrei giocare... Falliresti automaticamente e ti potresti solo mirare, esatto, al... Potrei decidere... Al però se è una cosa al fato... Che ne va della vita o della morte, puoi sempre scegliere di consumare un filo del destino. Certo. La mia era più una cosa di meccanica. Chiaramente la fazione era una mia e una di tutti gli altri. No, manto in parte della mia. Però era sul fatto che per guadagnarci un punto... Secondo me io non consiglio a nessuno di mettere zero in una caratteristica. Sì, anche perché durante perché la ci guadagni un punto, ma ti togli tutta la possibilità di riuscire, sì, a fare una cosa. E inoltre, cioè, abbiamo visto anche durante la discussione che abbiamo avuto che i casi narrativi che ci venivano in mente che avevano realmente zero in una caratteristica si contavano sulla punta delle dita e appartenevano a generi di narrativa estremamente di settore, cioè tanto che io ho piazzato lì 3-4 esempi e in realtà poi soltanto due
ripensandoci a posteriori, erano validi. Gli altri che avevo fatto, come diceva Roberto, non avevano zero, avevano uno. Gli unici due che mi sono venuti in mente sono stato l'Orlando Furioso quando perde il senno e Thor, che non ha mai usato prudenza in vita sua. Chiaro, però l'Orlando Furioso perde il senno perché glielo mandano sulla Luna. Sì, sì. Quindi, se tu sì, dalla costruzione però già il tuo personaggio, se lo crei così, che ti hanno tolto il senno perché l'hanno mandato sulla Luna, stai creando un personaggio molto particolare. Infatti quello, è proprio quello che dico. Sì, sì. Che se cioè, lo vuoi fare, lo puoi fare. Sì. Cioè, però lo potresti fare anche con uno. Sì, però puoi decidere di interpretarlo. Beh, lì, devi essere, lì dovresti essere molto bravo tu a dire: ok, anche se ho uno, non la uso quasi mai. Ma allora mettiamola così: Zero descrive efficacemente e in maniera giusta una situazione limite del personaggio. Limite è una situazione limite. Diciamo che l'idea che mi sono fatta io è perché, come avviso, come giochiamo noi di solito, se uno fa un personaggio del genere, poi proprio tipo l'Orlando Furioso, anche gli altri devono fare personaggi particolari. Fatta sì, io è perché, come avviso, come giochiamo noi di solito. Colpa mia stavolta, non ti preoccupare. E quindi devono fare dei, bisogna mettersi se uno fa un personaggio del genere poi... Però Roberto, basta fare il maio. Vedi, parlo da solo ormai, parlo da solo. Se continui a coprirti mentre ti parli, ti scusate, interrompi. Roberto, per piacere, stai un attimo zitto, ok? Cazzo, va bene, grazie. Allora Roberto, ricomincia, perché non ho capito. Tutti devono fare dei personaggi di quel tipo, perché sì, altrimenti, secondo me, rimangono molto in secondo piano gli altri. E il PG, o il PG diventa una rottura di coglioni incredibile, cioè... Sì, sì, è vero, sono completamente d'accordo. Bello che il... Beh, a me pare abbastanza evidente che questo sia un... Ma gioco. Basta parlare di meccaniche, andiamo a picchiare i giganti. Andiamo a spendere gli ultimi 3 figli del destino. C'è Claudio che sta cliccando cose. Stavo condividendo il video... Conoscendo gente, cliccando Facebook, cose. Va bene, è utile fare anche quello, come tu mi insegni. Giusto. Cazzo, non l'ho fatto, aspetta. Tanto io non entro nella scheda audio di nessuno, quindi lo posso fare senza problemi. Ma vediamo se hai tolto la suoneria, quella del... non del cellulare, dell'altro. Ta-da. Io ho tre tipi di suoneria, quella della notifica, quella dei multimedia, a seconda di dove sto, mi abbassa uno, mi abbassa l'altro. No, io ho otto. E quello è il bello e il brutto di Android. Vabbè. L'ultima puntata è terminata con voi tre, che siete Rael la Fenice, Lothr Tredita e Alex... Under. L'Ariete, no. Che interpreta molto bene il suo ruolo. Alex l'Ariete. Alex l'Ariete, Lothr lo Scorpione e Rael la Vergine. Sì, finora, poi non so. Non si sa, perché siete guidati dalle stelle. Per chi non avesse sentito la puntata scorsa, andatevela ad ascoltare. Sì, c'era un manto molto ubriaco. No, particolarmente. Beh, aspetta, no, particolarmente per manto. Stavo notando una cosa, faccio una piccola parentesi. Io seguo Critical Role, no? Quello con gli attori americani, con i Sector che giocano di ruolo. E c'è una tizia che l'altra volta ha bevuto un po' durante lo spettacolo. E cioè, era un po' parecchio brilla. E tutti in chat a delle merda. Oh, ma stai facendo uno show? Sai che come sono le chat comunque, soprattutto quando c'hai quelli 40.000, 50.000 persone che seguono. Ah, così. Io sto pensando, i nostri fan invece ci mandano le birre per alcolizzarci. E questo ci dimostra che abbiamo i fan migliori del mondo. Sì, esattamente. I nostri ascoltatori non li battono. Loro ne potranno avere molti di più, ma i nostri ci vogliono così bene da farci ubriacare. E riempirci di dolci. È bellissimo. Detto questo, eravate in una foresta a nord del regno di Telomin, per la precisione la foresta di Lothlothr, e avevate seguito una stella cadente fino in mezzo a questa foresta, guardando dove la colonna di fumo saliva, e avete scoperto un gigante che dormiva nella foresta, che si è risvegliato, sembrava una collina, ma era un gigante, si è risvegliato e nell'ultima scena alla anime giapponese col fermo immagine cambiano i colori e le linee di azione. Devo ricordare esatto. Però c'era anche in tutte queste linee di azione c'era una mosca. Esatto. Ah, è vero. Appoggiata su una linee sua spalla. Cinetiche e una mosca in primo piano con lo zoom e un esercito di cavalieri infuocati illusori che circondava il gigante. Ebbene sì. E una pietra che gli stava cascando che in testa. Che bello. E la pietra che gli bello. Era già cascata in testa. Ok. Con grande spocchia e meraviglia. Sì, avevi fatto una grande azione. E prima però... Ah sì, no, niente, un'altra cosa. Sono perso. Andiamo avanti. Tocca a voi.
Ah, siamo già in initiative? Eh sì. Ce l'ho. Ah, giusto. Ce l'ho. Ecco, ha fatto il programmino. Yes. La soundboard ufficiale di Fumble. Fumble. Inizio io che agisco per ultimo. Prego. Allora. Manto, vuoi fare qualcosa? Il Glotes puoi farlo. Vero. È vero. Manto, tu vuoi fare qualcosa? Non si chiama Manto. Ah, giusto. Io sto... grazie. Io sto accanto a te sfoderando lo scudo e la spada. Prendo, perché il gigante mette un po' d'ansia anche a me. Mi è improvvisamente passata la sbornia che non stava passando tutta la sessione precedente. Perché ce l'avevi tu? Esatto. Io posso bruciare l'alcol nelle vene di Lothar, ma nelle vene di Manto do fuoco anche a Manto. Sentite, mi avete fatto camminare per un'ora per farmi passare la sbornia, quindi... Ha funzionato però. Io ti guardo e ti dico... Tu mirai i tendini, lo distraggo e, sempre con illusione, faccio muovere i come si dice, i cavalieri di fuoco attorno a lui. C'hai, scusa, però, certo. Bellissima, grazie, sei un grande giocatore, però per vedere, c'hai due pulsanti con il volume diverso? Sì. O c'è il pulsante del volume? No, non c'è. Perché hai fatto quello di sottofondo, esatto. E quello un po' più intenso. Che ok, bomba. Scusa. Riprendiamo. Hai fatto proprio bene a chiedere, non sono assolutamente risentito per questo. Allora, faccio in modo che i miei cavalieri di fuoco illusori gli sciamino attorno come se stessero facendo delle picchiate per cercare di infastidirlo, come se fossero delle mosche che lui debba cercare di schiacciare. E schiaccerà la mosca? Rimango, no. Sono un po' più grossi. Sono decisamente più grossi e attraggono più attenzione. Quello che scusa, io non ricordo, mi hai detto del... Con illusione, lasciami finire che io sono una creatura semplice, poi se continui a interrompermi mi dimentico. Ho dei momenti di coma vigile. Praticamente voglio, con illusione, fare in modo che... Lui, se veramente viene si focalizza su di loro, non riesca a prenderli, in modo che non si renda conto che è un'illusione, e se proprio li prende, farli, come si dice, farli dissolvere in scintille, come se fosse riuscito a schiacciarli. Okay. Per prenderlo per il culo. Io non mi ricordo come funziona la trasformazione. La trasformazione dura un tot di round pari al tuo vigore. Ok, che quindi era due round, ma posso fare quello che voglio poi in forma? Sì. Hai le caratteristiche dell'animale in cui ti animale o creatura. Questa illusione dura ancora due round o un round? Avevo speso un punto fato per farlo durare di più, ma non... Ancora un altro. Alla fine di questo giro, quando tocca di nuovo a te, smette. Ah, ok. A meno che io non spenda altri punti fatto. A meno che tu non spenda altri punti fatto. Allora, io provo a fare la mia prova di illusione, ma Roberto mi ha fregato i dadi. O se preferisci usare questi, vuoi vedere quelli? Sì, voglio questi. Sono belli, sono belli, belli. Vengono da Las Vegas. Sono da Las Vegas. Allora, illusione, quindi tiro 2 di 6. Sì, perché hai il vantaggio. Sfiderei il fatto. La specializzazione. Esatto. Sfiderei il fatto, questa cosa la faccio con ascendente? Punto di domanda? Sì, perché stai cercando di fregarlo. Che se non mi ricordo male è una cosa abbastanza facile. Cioè mi era stato detto da qualcuno. Che se usavi la magia era vulnerabile alla magia. 5 e 1. Io ho sfidato il fato. Cosa succede qua? Succede una sciagura. No. Quindi? No, in realtà... Il vantaggio, hai fatto solo 5. Ah, è vero, vantaggio. Giusto, se vuoi sfidare il destino dovresti... È un dado solo comunque. No, perché lui ha tirato due dadi per tenere il migliore, perché aveva la specializzazione. Ah, ok. Yes. Quindi io in ma, realtà... Ma per il... Scusa, per lo sfidare no, il fato? No, questa era per fare la sua azione. Ok. Sì, questa è per ma fare anche per, non esiste un caso in cui per sfidare il fatto tiri due dadi? No. No. Quindi, diventa solo più facile prendere punti. Se adesso sfidassi il fatto, cosa succede? Che tiro due dadi e scelgo il migliore? No, tieni un solo dado. Ok. Però tu hai già... e quindi, giusto. Tiri, quindi ne prendi almeno due di punti... Con 5 o 6 si ottengono... No, se adesso fatto. Fai allora, il vantaggio. Hai tirato per l'azione. Cioè e ce l'ho fatta, appunto. Vuoi sfidare il fato? Yeah. È un altro dado da tirare. Uno. No. Ha due regole questo ma gioco. Ma sì, cioè... Niente. Neutro. Allora, io... E in questo caso avrebbe avuto 5 o 6 perché ha usato una sola o 4 o 5 o 6 perché ne ha usate due e non ne ha usate due? No, perché non si applicavano due specializzazioni okay. Alla stesso tiro. Allora, io mi cancello un altro punto fato per mantenere questa illusione, dato che sto riuscendo a... Pare che io stia riuscendo a fregarlo, per farlo durare non fino alla fine di questo round, ma fino alla fine del prossimo. Ok. E sta a Lothar.
Ho una domanda per il tessitore. Allora, io con spendendo due punti fato l'avevo fatta che durava di più e come si dice e collettiva, cioè sì. Nel senso che okay. Che era più grossa, esattamente. Ora io ho speso un punto fato, mantengo l'illusione che ho fatto prima oppure si riduce a un cavaliere? No, stai mantenendo l'illusione che hai fatto prima. Ottimo, d'accordo. Lothar. Quindi adesso è distratto dalle illusioni? Tu vedi che sta... È distratto innanzitutto dal masso che gli è caduto in testa scivolando. Che non è roba da poco. E seconda cosa, vedi che sta cercando di togliersi di dosso le fiamme e non sta considerando particolarmente voi perché siete sommersi da questi cavalieri di fuoco illusori, per cui non è neanche detto che vi veda. Uso la reazione. Aspetta un attimo. Merda. Perché? A cosa vuoi? Perché è feribile con la magia, quindi se infiammo la spada di Lothar con elementalismo, lui magari gli fa qualcosa. Puoi farlo quando prova a colpirlo con la spada. Ah, giusto, hai ragione. Vedi, se lo colpisce, usi la reazione, se non lo colpisce, non usi la reazione. Le basi proprio, le basi. Signori, sono una creatura semplice. Lothar. Tutte le volte sono in merda ormai. È la dieta. Sono in ritardo, te l'ho detto. Lothar. Sì, no, sto valutando. Ma se valuti in silenzio non è utile. È grosso il gigante. No, no. Vai, ignorante. È particolarmente grosso. Cioè, ma io esattamente quanto grosso sono rispetto a lui? Sarai alto più o meno come l'alluce. Al massimo. Lui è più grosso come l'alluce. Ah, è proprio ante. E sì, era gigante. Sette piani di roba. Vabbè, tu hai valutato ed è grosso. Cazzo, è un armadio, è proprio ante. Quindi, cosa no. Vuol dire? Nella valutazione... Parto in carica verso i tendini, davvero come mi ha gridato l'uomo che so essere intelligente. Farai un salto supersonico e cercherai di prendergli la cammina. No, no, arrivo. C'è il masso che è caduto per terra, ci vado sopra per prendere la rincorsa e poter avere più forza nella per tagliargli qualcosa. Perché così sono grosso come un altro. Gli può arrivare al calcagno. Ok. Esatto, l'idea è arrivargli al calcagno proprio. Ci sta. Il tallone da killer. Voi non lo sapete, ma questo gigante c'è il tallone da killer. Ah, pensavo il tallone da killer. Anche. Vai. Perché se per caso si muove mi ammazza. È decisamente una prova di vigore. Immaginavo, sai. Ma per fortuna brutale, brutale. La tua scheda allora... di vigore hai 6, quindi difficilmente fallirai, ecco. Può capitare una sciagura. Può capitare una sciagura. E conoscendomi è anche probabile. Quanti no, danni ho fatto stai due. Lanciando? Ah, due. Ho fatto due. Ok, lo colpisci. Quanto... Tu hai una spada a una mano? Cioè la stai usando a una mano o a due adesso? No, la sto usando adesso perché ho in mano lo scudo ancora. Ok, quindi la stai usando a una mano. Esatto. Ok, il gigante ha una particolarità. Cioè tutti mostrano delle particolarità. Quando lo che è grosso. Esatto. E quando una persona che si chiama Lothar lo ferisce, quella persona esplode. No. Aspetta, pensando a noi. L'altra volta l'abbiamo solo accennato, questo il discorso dell'armatura e dello scudo. Cioè, ah giusto. Ma lo approfondiamo adesso, perché il gigante è come se avesse sempre l'armatura. Giusto. È talmente grosso che la sua pelle è così spessa che il colpo di un essere umano lo può ferire, ma... Non è detto. Ma è specificato nel manuale? Se un gigante lo colpisce non è più spessa la pelle. No, infatti. Quindi non funziona quel problema. Dovresti mobilità. Essere gigante come un gigante però. Sì. Ok. C'è scritto sul manuale? Sì, perché... C'è scritto veramente per con tagli umani? Sì, mi pare di averlo scritto. Adesso non mi ricordo se poi... Io volevo fare lo stronzo. E invece... No. Invece... Ha scritto questo manuale pensando a me. E beh, anni di ferite, di guerra. Di allora, problema. L'armatura funziona che quando si viene colpiti si può tirare un dado da 6. Se si fa 6, il colpo viene annullato. Ok. E viene annullato il colpo, non una ferita o due ferite o tre ferite. Tutto. Il colpo. Ok. Facendo così però le armature e gli scudi si rovinano. Esatto. E ma lui invece la pelle non si rovina. La sua purtroppo non si rovina. Io comunque... Però a differenza di armatura e scudo... Non elimina tutto il colpo, elimina una ferita. Allora, visto che io ho visto che comunque la spada ha colpito e sta cercando di mordere le carni, io cerco di darle fuoco. Ok. Con elementarismo. Sì. Più vigore? No. In questo caso sì.
Ok, mi sembra giusto. Sapienza, secondo me. Sì. Fallito. Cos'è che stai facendo? Sta cercando di dar fuoco alla spada di Lothar perché morda meglio le carni del gigante con un tiro di vigore e di elementarismo. E ce l'ho fatta. Oltretutto la sua armatura non è sufficiente a parare il colpo di Lothar. Ma cosa vuoi fare? Perché qui sul danno mi sa che ti conviene specificare. Vuoi fargli fare un danno in più? Vuoi che sia infuocata? Quello che mi diceva, quello che mi ha detto lui, è che io sapevo che questo mostro è vulnerabile alla magia. Io controllo le fiamme, quindi non è che voglio fare in modo che lui prenda fuoco. No, ma meccanicamente cosa gli vuoi far fare? No, io voglio che questa arma conti come magica eventualmente. Ah, ok. Cioè che ci sia magia attorno all'arma. Conta che dura un round se non usi il fato o vantaggi. No, va bene così. Io in realtà, dato che non sono uno che combatte, preferisco aiutare lui in questo modo piuttosto che non fare altro. No, sì, la prova di te meccanicamente durano comunque un round tutti sì, sì, potenziamenti, eccetera. Perché anch'io ho fatto una spada infuocata per le teste. E quando mi si è spenta il round dopo ho detto: oh, cazzo, è vero che dura un round solo se non la potenzi. Ho fatto tipo Zippo. Te, vai. È accesa la sigaretta. Beh, no, in realtà tu nel momento in cui colpisci il gigante, vedi che una vampata di fiamme, cosa che hai già visto, quindi non ti spaventi troppo, come si dice, parte dalla tua elsa e cauterizza, ma brucia anche la ferita. Io adesso infliggendo del danno. Voglio provare a usare prudenza al contrario. Vediamo se si può fare. Ok. Voglio provare a entrare nella mente del gigante. Mm-hmm. E convincerlo che deve essere molto molto prudente con quelle cose di fuoco perché bruciano di brutto. Ok. Non è di prudenza, è ascendente, però secondo me. È di ascendente. Ok. Quindi però non posso usarlo perché voglio fare usare a lui prudenza. No, è come risolvi tu la questione, non che cosa vuoi ottenere alla fine. Ok, allora voglio sì, scottano tantissimo. Ok. Tiro 2 perché c'ho la specializzazione di ammaliamento. 6. No. Cazzo che bello. Perché ho messo solo 3 su ascendente? Non so, sei l'unico bardo solo che non vuole risolvere le cose con ascendente. Ma scusa, se hai messo 3 su ascendente, hai 7, hai fatto 7. 4? No, ho messo 2. Ah, 2, ok. Ma quando mi rendo conto che la cosa non funziona? Allora, i fili del destino li potete usare prima di tirare o per riuscire per automaticamente tirare. O dopo che avete tirato per ritirare. C'era un'abilità che mi faceva fare proprio prenderla. Intanto vedi che la spada di Lothar è penetrata a fondo nelle carni del gigante che sta iniziando a bruciare da dentro. Yes. E vedi le vene intorno al dove la spada ha colpito che iniziano a illuminarsi. Ah sì, tipo dentro. Come se la fiamma si stesse spargendo all'interno del sangue del gigante. E io dico funziona dentro di me, adesso che culo. Io utilizzerò, intanto gli eroi del passato dalla chat ci dicono che saranno a play con una borsa termica piena di birre anche quest'anno, grazie Luca. Se però guido io sono cazzi. Tu metti la macchina, utilizzerò, poi prenderò, perché io sono destinato ad avere la parlantina sciolta. E quindi quando uso un potere di comunicazione, in questo caso può essere rientrare, posso raggiungere un numero di persone per il mio punteggio di vigore. Non ci sono, mi sembra, altri nemici o altre cose più nel frattempo, ma io quindi lo uso per concentrare di più il mio potere sulla sua mente e riprovarlo. Yes! 5. Yes! Poi... prendo e fai questa inception nel cervello del gigante. Che da piccolo lui ha incontrato proprio questi, si è scottato e ha anche una menomazione sulla mano che lui adesso vede ed è convinto di avere. Il gigante da piccolo? Sì. Beh, sarà stato bambino, sarà anche stato il bambino. Gigante è uno dei mostri dei manuali dei livelli infimi. Gigante, vedi, bambino, vedi. Che ci fai quando si incazza e sfascia i carretti? E non dire carretti, che poi arriva Simone urlando l'imperatore è falso. Provo a avere un vantaggio. Un vantaggio. Un vantaggio. Nel senso di un punto bene. Fatto. Sì. E in questo caso io ho usato emmaliamento. Diciamo dislocazione elementalismo no. No. Come cantava... Beh, però elementalismo per dargli la paura del fuoco. Ma non l'hai fatto tu il fuoco. C'era già. Dai, questa qua era bella però, eh. E ne prendo 2, giusto?
6. Ne prendi 2 perché hai già consumato 3 tipi. E uno lo uso subito. Ha così tanta paura del fuoco che se lui è convinto che quando volontariamente ne prende una, si fa un danno. Ok. Il carretto passava e quell'uomo che gridava morte al passo imperatore. Non se gli saltano addosso, se lui prova la prende perché magari fa... Quindi cercherà di schivarli. Si scrolla di dosso la spada di Lothar agitando il piede, anche perché sente bruciare il tallone. Lothar viene spostato con violenza e veemenza di lato. Vedete che inizia a agitarsi per togliersi di dosso alcuni di questi cavalieri infuocati. Si ferisce e ferendosi vedete che il fuoco che è partito dal tallone si sta divampando all'interno del gigante, riempiendo qualunque cosa, e mano a mano che le fiamme... Abbiamo dato fuoco a uno zombie, non è ancora più forte! Oh mio Dio! Mano a mano che le fiamme risalgono il corpo del gigante, vedete che dove sono già passate si stanno riducendo in cenere. Le sue membra e le sue gambe. E il problema è che vi rendete conto, una massa così grande di cenere sta per crollarvi addosso. Tranne che a me. Tranne che a te che stai volando, ma... Sono sulla sua spalla. Lo spostamento d'aria... Ah, già. Ti farà volare molto lontano, okay, probabilmente. E quando il gigante apre la bocca per emettere un ultimo grido di sofferenza, vedete le fiamme divampare dal suo corpo... Diventa completamente nero. Calimero! Il corpo del gigante si sfalda, cadendo rovinosamente a terra, e voi vedete come un'ultima cosa, appena prima di essere investiti, delle facce, vi sembra, all'interno di queste ceneri, che stanno sghignazzando con dei denti aguzzi acuminati, e vedete proprio solo un muro di cenere nera che vi inonda. E poi... È come se stesse erottando un vulcano vicino a noi, cioè non vediamo un cazzo. Esatto. E poi non vedete più nulla. Per qualche secondo. Non sapete dove siete. Non vi ricordate cosa stesse facendo. Mentre io sto andando tipo centinaia di metri in aria. Alexander Lothar! Puff! E sentite una voce che vi dice... Che cosa hai visto? È una voce che fate fatica a piazzare, ma siete sicuri di aver già sentito. Ma anch'io sono stato investito quindi dalla nuvola. Sì. Ok. Volti nella cenere. Cosa significa tutto l'eroe questo? L'eroe, fare l'eroe. Hai visto cosa sta per succedere? E in quel momento riapri gli Dove occhi. Dove cazzo? E vi rendete conto, siete seduti, tenendovi per mano in posizione meditativa. Al centro di un palazzo diroccato. Ragazzi, questo peyote è andato veramente fuori rotta, Davanti a voi vedete una persona evidentemente anziana per il portamento e per le movenze che ha, inginocchiata insieme a voi. Non riuscite a vederla in faccia perché un telo copre completamente la sua testa. E guardandovi intorno iniziate a ricordare qualche cosa di quello che è successo pochi istanti fa. Io mi avvicino a lui e faccio: chi è? Non mi ricordo di aver preso droghe con lui. Mi ci hai portato tu. Dicevi che dovevamo... Chi? Scoprire il futuro, non ti ricordi? Sì, ma cosa abbiamo preso? Ah, se non lo sai tu, io... Dove? Ma... Io mi fido, lo sai. C'era un gigante. Ah, dunque avete visto un gigante. La voce viene da sotto il telo che copre la testa di quest'uomo. Ah. Era enorme. Quindi tu sei la guida. Io sono... Quello della guida del viaggio. Uno deve rimanere sobrio. Uno dei pochi tessitori rimasti. E questo è quello che rimane del Tempio dei Tessitori. E vi guardate intorno e siete in un palazzo che evidentemente una volta poteva tenere tranquillamente qualche centinaio di persone. E che adesso è quasi in rovina, i tetti sono crollati, rimangono delle piante che sono cresciute tra le rocce, tra le pietre e le colonne. Come ha fatto un tessitore a diventare una guida per le droghe? Non sono droghe, il vostro potere mi ha permesso di aiutarvi a un'ultima profezia. Alexander, abbiamo sconfitto il gigante, ma in realtà siamo stati sconfitti anche noi, gli abbiamo dato fuoco, l'abbiamo ucciso, ma siamo stati sopraffatti dalla cenere. C'era cenere ovunque. La Fenice mi ha detto
ciò che sarebbe accaduto se voi foste andati e io ve l'ho mostrato. Ma siamo venuti qua, non quando... Mi massaggio la testa. Ho sempre detto che è meglio stare chiuso in una taverna. Era tipo un viaggio... Che cosa ho fatto nella visione? Effettivamente, adesso vi ricordate che voi eravate in una taverna da cui siete partiti, ma non vi ricordate che cosa fosse successo nei giorni prima. L'avete preso come in un sogno, sì, per un dato di fatto. Quindi non avevamo bevuto troppo. Quando siamo venuti qui, provo a cercare di ricordare se mi ricordo qualcosa di quando siamo venuti qui. Sia per le droghe o se veramente siamo venuti per... Puoi fare una prova di volontà. Prova di volontà. Posso autoammaliarmi per cercare di recuperare i ricordi? Assolutamente sì. Entri in una fase, ipnosi, in uno stato di autoipnosi, di trance, per aiutarti a... Entro all'interno del mio cervello. Tu stai giocando troppo a lume nera. Stai giocando troppo a lume nera. Dai, adesso c'è Mass Effect, quindi l'ho spostato un attimo. Però il bloom è bellissimo. Effetto massone. 8. Sì. Quindi riuscito. Ok. Entri e sposti gli ultimi ricordi. La cenere che ti piomba addosso, ti trovi le mani sporche. Il gigante era finto. Le fiamme, sposti ancora e ti ricordi un vecchio pazzo con delle dita di 30 centimetri in una foresta, che probabilmente è un presagio malvagio di qualcosa anche che sta per succedere. Anche la foresta non è successo. Fino alla sposti taverna. Altro ancora, sposti gli zombie che vi hanno attaccato e torni indietro, era ripercorrendo i vostri passi. Torni alla taverna da cui pensavi di essere partito. E ti ricordi appena prima di esserti inginocchiato insieme a Rael, che era stato raggiunto per le strade di Ugvold da un uomo anziano che gli ha rivelato di essere stato mandato a cercare proprio lui. La taverna, uso l'altro punto fato per mettermi le dita alle tempie e, tipo Silente e il Pensatoio, faccio uscire dei rivoletti di energia violacea, che è appunto questi ricordi, e li spargo per la stanza. Ok. E anche voi adesso vi ricordate che cosa è successo. Siete stati portati fino al Tempio dei Tessitori da quest'uomo che ha trovato Rael a Ugvold e ha percepito all'interno del suo corpo una fiamma che avrebbe aiutato a scacciare le tenebre, ma che al tempo stesso rischiava, se non guidata, di avvolgere la terra in un fumo nero che avrebbe portato la notte eterna. Io... Che belle prospettive. Io penso... Ricordate ora? Ricordo che preferivo non ricordare. Ah, quello è una cosa che molti in questo regno hanno deciso di fare. Nessuno si ricorda degli eroi o di quanto i tessitori abbiano aiutato Re Gideon 70 anni fa. Corvo, fammi vedere cosa hai scritto. La penna ti srotola la pergamena davanti. E delle ultime cose che avete vissuto c'è una profezia scritta. C'è scritto, di quando è stato trovato Rael nella città, di come vi ha raccontato che senza una guida sarebbe diventato magari un problema. E poi di tutto quello che avete vissuto finora c'è scritto: tre verranno oggi come allora. Tre cacceranno la notte, ma non tutti vedranno il giorno. Tre guideranno gli uomini, i tre che sono molti, anche se non sapranno di farlo. Io penso, prima cosa, mi sono un po' triste del fatto che non posso utilizzare di quello perché sarebbe fantasy e non realtà vissuta. Voi sapete bene che la cenere significa male. Tutte le volte che non agisco per il bene, invece che fiamme, genero cenere. Ma è anche la pulizia la cenere. Ci sono alcune tribù che la usano per... La cenere serve... Purificare. Serve affinché qualcosa ricresca dopo la distruzione totale. La cenere rende fertile il terreno quando non c'è nessun'altra risposta che la distruzione. Ma noi non vogliamo che tutto venga distrutto. Io... Sì, nel sogno abbiamo sconfitto il gigante, ma siamo Mi anche... Mi è sembrato un po' troppo facile. No, io penso che... La sua mente era debole. Se lo avessimo attaccato sarebbe rimasto... Sarebbe andata esattamente così. Ma è proprio sulla mente che secondo me dobbiamo fare leva in qualche modo. Non ci serve distruggerlo. Basta che portiamo la sua incombenza altrove. Convincerlo ad andare via, addormentarlo. Di certo distruggerlo non è la risposta. Se posso esprimere... Sicuro?
un parere. Non sono sicuro, però. Io non sono neanche sicuro che gigante significhi che voi dobbiate combattere un effettivo gigante. Spesso queste profezie, queste visioni sono mandate da Clotes solo per metterci davanti dei pericoli che potrebbero essere solo delle metafore per qualcos'altro. Fenice, io non sono una persona che... paziente. Che è paziente abbastanza da parlare per enigmi. Dammi una risposta e uso profezia, anzi uso non ce l'ho come specializzazione, ero sicuro di averla. Io uso divinazione con prudenza per avere delle risposte dalla Fenice. Io, aspetta, io uso la mia azione sì. Per senza farmi notare, per non farglielo fare. Ok. Oh, come si fa qua? PvP in Clotes. Il PvP in Clotes si può fare perché... chiaro, cioè. Voglio, prima cosa, vabbè, voglio non se magari ragione. Parte del mio incantesimo sarebbe... So che lui di solito quando è così sta per fare domande, di solito. Sì, sì, sì. Voglio che non abbia risposta. Ok. Comunque, tra l'altro, per come l'hai fatta... So che dietro c'è scritto con prudenza, ma è da riscrivere meglio la cosa dietro. Potrebbe anche essere suo ascendente perché stai minacciando la tua Fenice. Certo. Beh, in realtà una delle due, vedete gli occhi che mi si accendono, di solito quando mi si accendono gli occhi cominciano a emettere fiammelle e cominciano a fumare, sapete che io non vedo più niente davanti a me e sto parlando. Io provo a interrompergliela. Vai. Immagino sia ammaliamento. Assolutamente sì. Sono due punti fato? Sono due punti fato. Uno o sempre uno? No. Quando fai sei prendi punti fato che avresti guadagnato. E con uno lo spendo. No, prima ci riesco. Sì. Spendo uno dei punti per parlare mentre lui sta cercando di parlare alla Fenice, ma sempre con ammaliamento cercare di fargli prestare attenzione solo a quello che dico io. Ok. E dico... quello che dico io. Non cercare sempre le risposte in qualcos'altro. È per questo che l'eroe ha bisogno dei compagni. Noi possiamo avere le risposte che tu non hai. Beh, comunque non mi sta parlando, quindi... perché ci siamo noi. Domanda a noi. Forse noi possiamo aiutarti. Devi fidarti dei tuoi compagni. Io mi fido di voi. Ci mancherebbe altro. Io mi sono sempre fidato di voi. Cosa dovremmo fare? Qual era la domanda che era partita da tutto questo? No, io... No, prima stai dicendo spiegami. No, io non ti stavo dicendo... Non parlare perché okay, sì. Cosa stai cercando di dirmi. Quando... Sai, il nostro mondo è molto diverso da quello degli spiriti che ci guidano. Come la tua Fenice. Spesso sono costrette a parlare per enigmi. È un fattore di protezione. Se parlassero direttamente, cosa impedirebbe alle forze del male di scoprire tutto ciò? Beh, ora che mi solo ci... noi possiamo decifrare questi enigmi. Ora che mi ci fai riflettere, c'è anche un motivo per cui io agisco in maniera diretta. In effetti, se la Fenice mi dicesse esattamente quello che ho bisogno di sentire, probabilmente, conoscendo il mio fato, finirei col cambiarlo. Fidati degli spiriti, sono le stelle che ci guidano. Sì, è che è difficile, abbiamo visto una catastrofe. Ah, sì, hai ragione, d'accordo. Chi meglio di un tessitore può aiutarci a dipanare le tenebre che ci sono su queste domande che ci stiamo ponendo? E puoi fare due domande al tessitore. Però ti risponde con la conoscenza del tessitore. Tutta quella che può darti, ma tutta quella del tessitore. Io guardo Alexander, guardo Lothar. Compagni, cosa chiedereste? Sai che anche su questo... non sono i compagni che fanno le domande giuste. Di solito è l'eroe. Noi possiamo solo soprattutto aiutarti. Quando i compagni ti seguono perché fai tu le domande. Cosa vuoi sapere e soprattutto vuoi veramente sapere qualcosa? Beh, il fuoco se ne frega delle risposte. Di solito brucia. Non il mio. Il mio riscalda. La luce di Rael è la luce di chi è guidato da qualche cosa e può accendere un faro nella notte e nelle tenebre e trovare la risposta che cerca. Io voglio solo sapere se
quella montagna di cenere che abbiamo visto proviene da qualcosa di esterno o è un pericolo che posso causare io stesso? Credo, da quello che abbiamo visto nella vostra visione, che il pericolo sia che tu non sappia trattenerti e che nel cercare di distruggere il male ne provochi uno ancora più grosso. Ricordo una profezia che già salvò la vita a centinaia di persone qualche secolo fa e che ha deviato il distruttore da una strada che avrebbe portato alla rovina. Allo stesso tempo, credo che forse ci siano delle risposte in una stanza che solo alcuni sono in grado di trovare. Forse solo qualcuno guidato da una luce molto più luminosa di quella del sole potrebbe trovarlo. Posso provare a capire se so quella storia? Sì, è una prova di sapienza. Farò tutto fare e quindi avrò la specializzazione in conoscenze religiose. Vai. 6. Punto fatto. E uno lo spendo subito. Mm-hmm. No, in realtà non mi serve spenderlo, perché tanto in realtà a me quello che mi interessava sapere era se era da solo il protagonista di questa storia. Il protagonista di questa storia in realtà non si sa se fosse da solo o se fossero di più, perché questo posto di cui sta parlando il tessitore è sempre stato una rovina, cioè non c'è stato un momento nella storia ricordata. Capito. Quindi prendo licenza poetica bardica ed era da solo e ti dico il distruttore era da solo, tu hai dei compagni, ti fidi di noi? Tessitore, quale sarà il segnale inequivocabile per i miei compagni, se ce ne sarà uno, che gli renderà chiaro che vado fermato? Non devi essere fermato, ti fidi di noi? Mi fido anche di me stesso, mi fido di tutti noi, ma la... E allora se dovessi impazzire non ti preoccupare, io non sono molto bravo a fare le cose, ma sono certo che Lothar sarà più che in grado di fermarti. Sì, ma preferisco essere prudente, sì, perché Lothar non ha mai mancato di... come posso dirvi? Ecco, in generale, ma non è esattamente la persona più attenta del mondo, se mi passate il termine. Mi piacerebbe... Faccio una semplice selezione nelle cose che mi interessano, va bene? Ecco, mi piacerebbe una indicazione più chiara, se ce n'è, di qualcosa che possa dire a Lothar inequivocabilmente... Procedi. Beh, quando l'oscurità prenderà possesso di te e la fenice verrà sotterrata e la sua luce non sarà più dentro di te e verrai circondato solo da ceneri, allora sarà il momento. Ah, hai sentito Lothar? No, sa leggere la mente il tessitore. Non lo sai. No, perché sennò ti devo dire cosa sto pensando. Non lo sai. Ok. Beh, lo pensavo molto malfatto. Io non ci vedo un grande pericolo, ad essere onesto. Quindi, beh, però Lothar, ora lo sai. Abbiamo delle rovine da visitare. E comunque non ti preoccupare, se qualsiasi scelta farai, anche se sarà quella di abbracciare il tuo potere, sarà sicuramente la scelta giusta. Ah, il cantastorie non segue, non manda a seguire persone che... Adesso ho capito. Non meritano di essere seguite. Tu preferisci una storia interessante a un lieto fine. Ero sicuro. Una morte gloriosa. Quindi, cioè, la storia... Che sono felice con la storia di Arthas è molto più figa della storia di... Beh, Fraccazzo da Velletri. Shakespeare ha fatto... Ma dai, quello che ha parlato della... Come si dice? Della leggenda... Qual è che era la leggenda? Lo struzzo interrato. È lui, Fraccazzo da Velletri. Infatti lo conosce soltanto... No, quello era Adriano Pappabardo. È vero, era Pappabardo. Che come mi hanno fatto notare era amico di Eros Ragazzotti. Perfetto, è tutto canon. Beh, io questa cosa la so, ma Claudio la sa, Rael non la sa e non lo sospetta minimamente. Quindi tu vai agile. Vai. Rael non sa molte cose, sai, per questo. Sì, però fortunatamente Rael è più prudente che saggio, cioè che sapiente, quindi... Comunque, Alexander,
Il posto di cui parla il tessitore sono le rovine di Tayston, che possono essere riconosciute solo da un'enorme statua che giace lungo il sentiero di montagna che porta queste rovine. Un enorme cazzo di legno. Non è segnata su nessuna mappa. Ah. E i seguaci del cercatore si sono premurati di trovare tutte le mappe su cui era segnata per cancellarle, eliminarle. Il tessitore è un PNG temibile o addestrato? È un PNG, non sai se è temibile o addestrato. Me lo devi dire, dimmi che cosa vuoi fare, te lo dico. Voglio provare a sapere un suo segreto. È un PNG addestrato. Ok, tiro un dado da 6. Se faccio 6, so un suo segreto. Vai. No, si era fermato sul 6! Dannazione! Purtroppo no. Qualche dado per tutti. Beh, ci sta. È una delle tante storie. Le rovine di Tayston... Ed è molto Torment. Si trovano molto a sud rispetto al regno, ma il Tempio dei Tessitori è già abbastanza a sud da non essere un viaggio improponibile. Domanda di meccaniche. Sì. Cosa dovrebbe succedere per poter fare un teletrasporto? Tipo un teletrasporto da Roma a Milano, quindi distanza mostruosa, tipo 5 punti fato allora, o 40 euro di freccia rossa. Esatto, 40 euro. O non è possibile proprio nel gioco, in teoria. È possibile, gli step vanno... Ma ritarda. Gli step di spostamento vanno da contatto vicino, medio, lontano e oltre. Se arrivi a spendere 5 Lontanerrimo. Punti... Se arrivi a spendere 5 punti, vuol dire che sei andato oltre e quindi puoi andare dove... Però io teoricamente vuoi. 5 punti... Se mi concentro, posso arrivarci? Sì. Ah, ok. Ma non lo farò perché che storia è se non si teletrasporta? No. Cioè, il viaggio a piedi... Anzi, io consiglierò... So dov'è. Io provo adesso nella discussione a far passare che bisogna andare per nave. Perché di solito i viaggi per nave degli avventurieri sono i più interessanti. Tra l'altro, non è del tutto sbagliato. Bene, allora. Perfetto. Perché c'è anche e nelle acque più pericolose. C'è una mappa, adesso forse nella webcam non si vede bene, ma le rovine sono qua sul bordo del mare dove c'è un precipizio della montagna. Posso farti una prova di prudenza, in questo caso, per provare a capire qual è la zona meno prudente da attraversare? Sì. Ma io farò una prova di prudenza esattamente per il motivo contrario. Va bene. Io faccio... Abiurazione? Abiurazione? No, non c'è. Quindi uno. No, perché... Giusto. Io provo... Per come me l'avete detto, state semplicemente pensando a quale sia la qual è la via più prudente per andare. Io non posso sentire i venti e farmi dire... Sto provando a tirare, però ci sarebbe un modo in cui potrei sentire... Aspetta, fallita, ho sfidato il padre, ho fatto uno! Segnatela perché la userò dopo. Io voglio provare a sentire i venti, il bisbiglio del vento, per farmi dire qual è la direzione non proprio precisa... Ma indica tipo nord, ost, vest, per trovare il pericolo più grande. Vai. Ambientazione fantasy, c'è cioè ost, vest. Va bene. Due o due? Sette. Ah, però. Ok. La più... E spendo un punto fato. Sì. Per provare a capire di più sui sussurri dei venti e provare a capire quello che è più pericoloso, ma non... C'è il Kraken, c'è Scilla, o c'è il più grande drago di mare del mondo. Una pericolosa, qualche pirata, qualche mostro acquatico, non Kraken. I pirati erano esattamente quello okay. che ti stavo per dire. Io non ti vorrei mai come amico, il tuo PG, sappilo, mai. Beh, lui è interessato alla storia, il narratore. Ma sti cazzi! Non troppo pericolo perché non voglio morirci. Certo, infatti, sì sì. E poi, scusa, che eroe è se in un capitolo da qualche parte non fa il pirata per un pezzo? Un attacco ai pirati. Fatto il pirata, pure Drizz l'ha fatto per un sacco di tempo. Lui pure fin troppo a lungo. Esatto. Vero. Comunque il Tempio dei Tessitori sta vicino a un fiume che porta fino al Mare delle Stelle. E se effettivamente vuoi fare un viaggio in mare, invece che fare lungo la costa, che sarebbe più lungo ma più sicuro, potresti attraversare direttamente il mare. In un paio di giorni sei arrivato, però ci sono i pirati. Va benissimo. Io e soprattutto col mio vantaggio, col punto fato che ho saputo così... Sulla mappa e con la... cercando di far vedere che so esattamente dove e come andare, proprio sicuro, traccio la rotta. Okay. Io
col set che ho fatto, invece voglio sapere qual è la strada più sicura per arrivare. La strada più sicura sarebbe costeggiare tutta la costa, che però è molto frastagliata e c'è una lunga insenatura, per cui allunghereste effettivamente di almeno una settimana il viaggio rispetto ad attraversare il mare dritto. Quindi è sicura, però è più lunga. Alexander, la via più sicura sarebbe questa, però allungheremo tanto. Beh, vediamoci qualcosa. Allungare, poi scusa, adesso il ridacchio come pensando che quando faccio così sto per fare la battuta. Non dovresti essere il faro che illumina la gente? Sì, non nel senso che è il fuoco, però. No, però il mare, faro... Si stanno vicino alla costa i fari, altrimenti se stanno in alto mare... Ma pensa, un faro in alto mare che fa capire che lì c'è una risacca, o c'è una, scusa, una c'è secca. Una risacca. Una risacca, una secca. Vabbè, senti, ho capito che hai voglia di menare le mani eventualmente. Perché menare le mani? No, beh, dai. Cioè... Beh, non sarà certamente la via più sicura, ma è la più veloce, e in più non... E la meno noiosa. Il mare si vede da lontano. Il pericolo si può evitare. Sì, io preferisco le pianure o e le altre. E soprattutto vorrei ricordare anche a te, Lothar, che mi sembra qua che oltre alla velocità non state contando quanto è effettivamente più veloce, perché se dobbiamo dormire sulla costa e passare la notte ci fermiamo, in nave no. È comunque più breve, lo so, una settimana la guadagniamo, certo. Non e in più stiamo facendo progressi anche mentre dormiamo, cosa volete di più? Che non ci fossero rischi, ma no, me lo prendo. Che rischi sono? Beh, ci sarà qualche pirata, un paio di mostri marini forse? No, penso pirati. Che anche sappia a terra io. Ci sono mostri e banditi. Beh, direi che siamo tutti d'accordo. Io aspetterò qui il vostro ritorno. Sì. Nel caso ce ne sia bisogno. Meglio. E depisterò i recisi che stanno cercando le vostre tracce. Grazie. I recisi, coloro che non pensano che Clotes sia ancora interessata a questo mondo, che l'abbia abbandonato e che quindi l'esistenza sia futile. Tanto vale distruggere tutto e abbandonarci ai barbari del nord. Resistere è pensiero. Certo, perché purtroppo senza... sono molto diffusi qua intorno al tempio ormai. Hanno assalito queste rovine come delle carogne, delle iene che si nutrono di ciò che è rimasto e siamo pochi ormai. Purtroppo sono, secondo una persona ignorante, non può capire quello che sta perdendo. Anche se non fossero vere, e noi sappiamo benissimo che ci sono cose che ci guidano, che non possiamo comprendere, i più grandi di noi. Anche se non fossero vere, che storia debole e noiosa viene senza? Beh, ma appunto, direi di andare. Io vi attenderò qui. A presto, eroi. Mi sono reso conto adesso, perché mi è venuta la voce di... Costruiamo una barca. Jatog, non lo so. Sì, vabbè, lasciamo perdere. Rai, costruiamo una barca. Costruiamo... Certo, perché per guadagniamo una settimana, ma costruiamo una barca. Ci mettiamo giusto quei tre mesetti. Il lavoro di squadra. Ho capito. Sì, è piano. Di allenamento. Hai presente quel libro, il Signore dei Qualcosa... dove a un certo punto spendono 80 pagine a fare una festa. Ma Corvo non spenderà 80 pagine, le pagine saranno due. Però, tipo si chiama, c'è una tecnica particolare, si chiama training montage. È elfica. Io non ne so molto di questa roba. Però vabbè, fa niente, va bene, ne compreremo, ne noleggeremo una. Ma sì. O voleremo nel vento che è noioso. Cioè, dove trovi mentre andiamo? Dove trovi scritto nelle storie e gli eroi viaggiarono nel vento e arrivarono a destinazione? O un carro infuocato, magari trainato da cavalli infuocati, sì, che ti o aquile giganti che ti prendono e ti portano da una parte all'altra. Dai, ma che storie sono? Su. Vabbè, non farebbero mai successo. No. E vedi che il corvo, però, dove hai scritto aquile giganti, ha aggiunto un 1 e ha aggiunto una nota a piedi pagina con prima o poi la bibliografia. Ho scritto anche magari pigne infuocate. Uscite dalle rovine del tempio e vi trovate in quello che è la baraccopoli che si è costruita intorno al tempio negli anni che sono passati. La città ha iniziato a farsi chiamare Galea, non c'è un vero e proprio governo di questa città, non c'è un sindaco, sono più i rifugiati che sono scappati dai barbari del nord
e che si sono arroccati intorno al tempio sperando che i tessitori li potessero aiutare senza ottenere risultati. Io fischio la mia canzone da viaggio. Ok. Ecco perché voglio far durare poco, perché è proprio da attesa. E vedete che ci sono parecchi uomini vestiti con delle tuniche nerastre abbastanza stracciate che prendono a calci alcuni dei rifugiati, alcuni hanno dei cartelli in mano e continuano a urlare: la fine ormai è vicina, abbandonate ogni speranza, ormai è tardi, i tessitori vi hanno tradito. Eroe, io do una spintarella a Rael in avanti. Io faccio due passi avanti, spinto per prendere un attimo l'equilibrio, recupero l'equilibrio con la faccia, come dire, corvo, prendi ancora. E mentre e l'eroe, mentre l'eroe si avvicinava verso quella che poteva essere o giustizia vera oppure tormento delle povere genti, agì così. Signori, non è il caso di maltrattare queste povere anime. Siamo tutti amici, virgolette. Signori, esatto. Qui siamo tutti amici. Ah, sei uno di quelli, eh? Sei andato a dare dei soldi ai tessitori? No, non è proprio uno di quelli. Semmai è uno. Se dai dei soldi a quei perdenti, potresti darli anche a noi, dato che ne abbiamo sicuramente più bisogno di quel vecchio decrepito che vive nel tempio. Ammaliamento, 6 più 5. Segnati punto fatto. Ah, giusto. 2 punti fatto. Io invece sono in 2? No, sono un gruppettino di 3 o 4. Okay, io i 2, quelli che mi sembrano di più, gli leggo le menti perché posso con parlantina sciolta. Individuo quello che secondo me è il capo, quello che mi ha parlato, e con ammaliamento gli dico: oppure potreste scusarvi con i signori e andare. Ok, adesso vediamo anche cosa fa. Volontà, immagino. Per leggergli la mente? Ci può stare anche accuratezza, se vuoi pescare dei... No, voglio leggergli la mente e provare a domandare, cercando di avere una risposta, se hanno se sono dei recisi. Non hai bisogno di fare questa domanda perché... Vedo il tatuaggio. Hanno il simbolo sulla tunica, hanno i tatuaggi. Allora gli tengo la lettura della mente attiva, cercando solo di percepire, molto leggera, cercando di percepire il momento, quello di scatto in cui o sta per picchiare o sta per fare qualcosa. Sì, vabbè, questi lasciamoli andare, tanto non hanno niente di utile per noi. Piuttosto, voi avete sicuramente qualcosa che possa essere utile a noi che abitiamo ancora in queste zone. Mi sembrate abbastanza ricchi da poter contribuire alla prosperità e alla ragionevolezza di vita. Lui era un prescelto del cercatore, un favorito dei tessitori, nonché il rappresentante, e gli indico dietro dove c'è, in teoria, il tempio, di tutto quello che quello rappresenta. E siamo disposti a lasciarvi passare in cambio di un piccolo obolo. No, forse non l'ho capito. Cos'è che è un obolo? Soldi o delle... cose, del cibo, acqua, vestiti. Vero, un goccio d'acqua possiamo dargliela, no? Sì, molto volentieri. Avete bisogno di un po' d'acqua? Tu vedi la piuma che ti fluttua di fianco alla faccia e inizi a scrivere un po' più marcato e capisci che è il momento in cui io cerco di incitare violenza. Esatto, però io scuoto la testa e dico: signori, scambierò volentieri la mia lotta con voi. Qua c'è del buon vino. E poi tornate nel culo da cui venite. Ora tu senti un bip nella lettura del pensiero. Io lo guardo male. Ammaliamento di nuovo. E io sono completamente fisicamente la persona che, se ti guarda male, ti viene da ridere. Altri 2 punti fatto. Sei quasi al massimo. Ne uso uno per influenzarli. No, non posso usare uno per influenzare tutti. Posso usare uno per influenzare 2 invece che uno. Sì, e puoi usare anche 4 per influenzarli tutti e 4. No, me ne basta uno, tanto il capo è quello che sembra più incazzato. E gli dico: non fateci caso e andate a casa. A casa intende il nord. Tanto nord. Ah, sono loro che vengono da nord, noi siamo da qua. Comunque, va bene, per oggi il vino sarà un obolo abbastanza valido. Io... Avete il permesso di passare. Grazie, gentilissimo. E mentre me ne vado io, cercando di non farmi notare da nessuno, gli dico: buon ritorno. E voglio lanciargli
Una maledizione. Già. Ecco. Voglio cercare di usare ammaliamento. Mm-hmm. In più uso tutto fare per prendere la specializzazione in maledizioni. Ok. E voglio fare... Immagino che questa sia comunque una cosa di comunicazione. Quindi voglio farla a due persone. Mm-hmm. Perché posso, perché ho il vigore. Provare a fargli venire una fobia. Ok. E vediamo quanto spendo e poi ti dico quanti punti fatto ci metto. Una fobia di cosa? Voglio farlo... Fargli venire una fobia di qualcosa che è in questo posto. Quindi lui ha... Per un motivo che lui si spiega razionalmente, tipo la presenza di un mostro che percepisce solo lui o qualcosa, questo posto è il fottuto uomo nero. Ok. A meno che non tornino mai più. Però sempre loro. Di loro stessa volontà. Io non manipolo le volontà delle persone. Boom! Ah, ecco, per questo. Uso 4 punti fato per renderla il più lunga possibile e pesante. Io invece intanto mi chino verso le persone che stavano avendo presi a calci e gli dico: tutto bene? Ah, sì, è solo la quarta volta, oggi non è un problema. Ecco, io ho risolto questa cosa pacificamente, ma quando vi capita di subire questo genere di soprusi, voi non dovreste accettarli, altrimenti legittimate. La prossima volta siate più coraggiosi. E uso cerchi di convincerli? Ascendente, non ammaliamento. Okay. Ascendente pure. 2, 7. Forse è veramente giunto il momento di prendere anche gli altri che vengono maltrattati e fare fronte comune. Questa in qualche modo è diventata casa vostra. Beh, loro sono in pochi, voi siete in tanti. Parole giuste. Se si ripresenteranno, fate come dice. È meglio per voi. E se non saranno loro, saranno altri. Beh, ma se saranno loro, comunque, in questo posto è un posto sacro. Ci sono cose che non tutti possono percepire e che non vanno d'accordo con certe persone. Gli faremo capire che hanno torto. Noi ci avviamo e io dico: vedi, Alexandra, mia nonna mi diceva, dai a un affamato un tozzo di pane, lo sfornerai per un giorno, insegnagli a pescare. O insegnagli a affrontare delle persone armate che sanno usare le armi quando tu non sai impugnare neanche un coltello. In inferiorità numerica di 1 a 10? Sì. È il terrore che deve estinguersi, già, non la violenza. Peccato che ci sono anche storie dove non tutti si uniscono e quindi la superiorità numerica non c'è più. Vero, ma noi non potremmo essere qui per difenderli sempre. Quindi... No, ma ci sono probabilmente in questi posti, come dicevo loro, questo è un posto sacro. E gli indico il tizio che probabilmente se ne sta andando continuando a guardarsi dietro, spaventato. Ci sono cose che sono ancora protette, per fortuna, a questo mondo. Fortunatamente sì. Beh, comunque, beh, un po' di voglia di fare fronte comune non sarà sicuramente un male, no, per loro. Sempre meglio che niente. Esatto, nel limite di quello che è possibile. E vi avviate verso il fiume in modo da risalirlo e giungere più velocemente. Lotr, ti sento silenzioso. Che mangia, scorreggia. Ah, che cazzo ha messo un muto. No, sta guardando Iron Fist. No. Bello Iron Fist, è bello. Oddio. No, è che voi siete quelli che parlano. Io in questi casi avrei sbattuto la croce in testa a tutti quanti, quindi... Neanche tu ti devi trattenere, c'è dell'eroe anche dentro di te. No, ma non vorrei rubarvi la scena. Sapete che... Cioè, capisco che tu voglia essere al centro d'attenzione, che... La mia scena non esiste. La scena è solo di Rael. Vabbè, Rael infatti sapeva... ...del vino, non era proprio quello che piaceva a te. Devo ancora abituarmi, non è facile creare certe cose. Però magari, dai, mi alleno un po' durante il viaggio in nave. Magari qualcosa di decente. E ho la musica per il viaggio. Non sento niente. È molto bassa. Perché Ligabue. Non è da combattimento. Però c'è. È Ligabue. No. Certe notti la nave va piano. No, Ligabue è un famoso bar. Il vento non soffia, lo decide lei. Senti. Non so se ucciderti. Questa è la canzone del viaggio di Alex che fa... È un po' melanconico, no? Se no possiamo avere... Se sei fortunato, soffia la bora e vai dove vuoi. Perché se no c'è anche questa che potrebbe essere più allegra. Ma si sente ancora di meno. No, va bene.
e vi avviate lungo il fiume e in Clotes non è previsto come in Dungeon World un dividiamoci i compiti, tu fai questo, tu fai quello, tu fai quell'altro, perché se non è rilevante e non è interessante da raccontare si può tagliare. E vabbè, ma che hanno fatto su Spreaker? Guardo prima c'erano tipo 3 commenti, ora 41. Ma ci vecchia. Deve essere qualcosa no, in... vecchia, sì. Ah, ok, perché anch'io ne vedevo 3 e dicevo no, ci sono dei commenti, ma non così tanti. Proseguite per un paio di giorni lungo il fiume, facendovi ogni tanto dare un passaggio da dei pescatori o da dei mercanti che risalgono e scendono il fiume con le loro barche, e arrivate fino alla costa. Che io racconto il mare delle stelle, a tutti quelli che incontriamo bagno. E passiamo più di qualche ora, gli racconto la storia di Rael e del perché dovrebbe, così almeno la racconta, poi tornano al villaggio e la raccontano. Abbiamo incontrato bla 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 bla. Ok. Io invece medito. Ok. No, ho detto medito. Medito. Io cerco di non vomitar l'anima, perché in realtà la nave no. Vabbè, ma era sul fiume ancora, non era... Non importa. Pensa quando sarai sul... Esatto, sto pensando a quello. Quando sarai sul mare, più che altro, perché se stai già male sul fiume così... Fa una brutta vita. E ci fanno sapere del perché... I commenti sono meno del solito. C'è la nazionale di calcio di qualcosa. No, poi sono spariti. Per prima ce n'erano 3, ma adesso se vai sulla chat ce n'è uno e il mio che ho scritto adesso. No, ci sono, li vedo qua. Ma perché non ti sei aggiornata, mi sa la chat. Guarda. Vabbè, comunque c'è la nazionale che gioca, quindi e in più c'è il Papa domani. Tutto c'è proprio. Che gioca nella nazionale, peraltro. Papa sommo chiarico di Mortigia, ricordiamolo. Siete sulle sponde del Mare delle Stelle. Oui. Perché si chiama il Mare delle Stelle? 6. Mi invento un perché figo. Sicuramente gli erano dati i tessitori il nome, dato che loro pensano che gli eroi vivano nelle stelle. Gliel'avranno dato per quello. Quindi mentre stiamo attraccando io canto "Noi siamo i figli delle stelle". E siete per la precisione nel villaggio di Gleland. È un villaggio non molto grande, ma molto vecchio, molto antico e molto stabile, nel senso che non è mai stato raggiunto dalle orde barbariche del nord, e evidentemente hanno degli accordi con i pirati per cui il villaggio non viene attaccato. Troppo saccheggiato. È piccolo ma caratteristico. Mm. Va bene. È anche uno dei pochi villaggi così a sud dove il regno di Telomin sia molto sentito, per cui non si sono abbandonati a pratiche come il giudizio con combattimento per vedere se sei innocente o meno, ma c'è una giuria, c'è un giudice che tengono in ordine, che però purtroppo è Tain, quindi sono tutti colpevoli. Sono due persone, tutti impiccati. Esatto, Tain e il boia che non sa più chi impiccare. Io seguo Rael e intanto scrive: l'eroe è arrivato davanti a un altro villaggio, il suo nome era bla 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 Gleland. Quale sarà la sua prima azione? Entrerà e cercherà di scoprire dove porterà la sua missione, oppure entrerà e andrà in taverna a rifocillarsi dopo un lungo viaggio? Lothar, come sei messo tu? Cioè, nel senso, non te lo chiede Rael, te lo chiedo io. Forse se metto qualcosa sotto i denti è meglio. Dai, andiamo. Intanto potremmo prendere la scusa di un pasto caldo per capire come vanno le cose qui. E con prudenza cerco di tenere occhi e orecchi ben aperte per captare qualsiasi potenziale segnale notevole, cioè non necessariamente di pericolo, ma anche se sta parlando molto di questa cosa. Ok. Hai fatto di nuovo 6 e hai segnato il punti fato, sì. Sei al massimo. Sì, sono... Ecco, allora potrei dirti che, non so se è possibile, potrei spendere subito un punto fato... Perché mi arrivi all'orecchio proprio quella cosa che qua potrebbe aiutarci. Ok.
Allora, tra le varie cose che senti mentre passi nelle strade di Gleland andando verso il porto, ce ne sono due che ti colpiscono particolarmente. Un'ascia e E una un'ame. mazza. No, uno è che c'è a quanto pare un pescatore di quelli che sta al porto che dice di aver trovato l'ingresso delle rovine giù a sud. E questa è probabilmente una cosa rilevante per voi. Non è detto che siano le stesse rovine, però sono a sud, è un pescatore. Certo, cioè. Ci sono delle buone probabilità che magari sia collegato. E l'altra invece è che qualcuno è appena stato arrestato in città, accusato di contrabbando, e la cosa che ti sembra strano è che, da quello che ti pare di capire, per quanto ci sia un ordine abbastanza civile nella città, alcune cose, dato che c'è evidentemente questo accordo con i pirati, si chiude in genere un occhio. Il Ok. contrabbando è una di quelle. E poi visto che sono pirati si chiude un occhio. Due non si può. Esatto. Il Per fatto quello hanno che la benda di solito. questa persona sia stata arrestata per contrabbando è particolarmente strana. Adesso vi dico questa cosa che potreste non sapere, o magari sì. Sapete che è vera la questione della benda sull'occhio? Cioè? Molti pirati facevano l'assalto alle navi con una benda sull'occhio anche se l'avevano Per gli buono. assalti di notte? Non è quello il Per la fatto. pistola. Il discorso è, no, quando loro arrivavano cioè facevano l'abbordaggio e entravano nella stiva della nave sotto i ponti, il sole non passava. Si spostavano la benda sull'occhio perché avevano un occhio abituato al buio e un occhio abituato alla luce. Non Pure perdevano quello che ho quei. detto io, dai. Sì, non perdevano quei 3 secondi che magari cioè, gli costavano una sciama. Avevano quei 6 colpi di pistola che hanno sparato prima, hanno mancato tutti perché non hanno senso nella profondità. Esatto. Eh Allora, beh, no, ma lì c'erano i bucanieri che si Ma noi chiamano siamo in locanda a bucanieri. prendere il pasto caldo, Allora, nel momento no? in Voi cui ci. eravate per Allora, noi strada, eravamo per ok. Non strada, siamo abbiamo ancora semplicemente andati dove camminato eravate. fino alla locanda. Nel momento in cui ci stiamo alla locanda, prendiamo il pasto caldo, io vi faccio. Allora, ragazzi, andiamo prima dal pescatore o da quel losco figuro che è stato stranamente incarcerato? Chi? La taverna generata a caso si chiama La Stanza del Profeta. Precisa. Allora, ecco, Alexander, tu scrivi storie, dovresti stare più attento a questo particolare canto della città. Ti sussurra un sacco di Hai cose. chiesto di nuovo qualcosa allo spirito? No, ho semplicemente tenuto le orecchie ben aperte. C'è un Ma non abbiamo pescatore. sentito niente. Non hai parlato con nessuno. Beh, non eri attento. Beh, ma le persone parlano fra di loro mentre sono in strada. Basta stare sufficientemente attenti. C'è un Guarda, pescatore. ma era un po' stranita. Pare ci sia questo pescatore che dice di aver trovato l'ingresso delle rovine. Non chiedermi quali rovine, potrebbero essere le nostre, però. Bella zona, ci siamo, no? Sono le rovine a sud, quindi Da potrebbe. quello voi state andando verso sud, cioè la nave che prendete è verso sud. Il pescatore dice di aver trovato delle rovine verso sud, quindi. Beh, invitiamo questo pescatore a bere qualcosa e andiamo in locanda. Giusto! E la seconda cosa invece, però non mi sembra centrale, potrebbe. Boh, mi è sembrato semplicemente interessante. Non ti pare che una città che chiude un occhio su scorribande e contrabbando ci sia uno arrestato per contrabbando? Beh, magari non ha pagato. Magari non ha pagato, magari È stava contrabbandando strano. qualcosa di molto importante, magari non è di qui e o lo vogliono, ha O qua, trovato una magari scusa. stava contrabbandando bambini. Anche quello i pirati In quel guardano un po' caso. male. Sì. Vabbè, infatti, o sta contrabbandando qualcosa di particolare, o è una scusa, oppure come hai detto tu. Beh, diciamo che Potrebbe essere qualcosa di grave. potrebbe. Sì, Mi beh, nel sembra più caso. interessante scoprire delle rovine al Questo momento. sicuramente è la prima cosa che ci interessa. A meno che tu non voglia andare a salvare magari questa persona da delle accuse ingiuste. Allora, io onestamente non ho molto da Anche quella è una fare. bella side quest, penso. Sai questa. Io onestamente non ho molta fame e Lotra ha bisogno di cibo. Magari vado a trovare Beh, questo io mi pescatore. bagnerei le labbra volentieri, ma non puoi andare da solo. In realtà potrebbe. Beh, sì, non è un posto pericoloso. Dai, io posso andare a trovare Non è il. un posto pericoloso per te, ma tu potresti essere pericoloso per loro. Appunto per quello non c'è nessun problema se vado da solo. Ah, ho capito. Sai cosa. Senti, Lothar, mentre sei qua che ti rimetti a posto lo stomaco. Sto già benissimo! Ecco, infatti, nel caso
chiedi in giro quello che anda, se corrono delle voci su questo tizio incarcerato. Avrei preferito lo facesse Alexander, che è un po' più di tatto, però nel caso mio, io devo essere dove c'è l'azione e sicuramente l'azione segue te, e allora tu segui me, tanto lo troveremo presto questo pescatore. D'altra parte sarà a pescare, sarà al porto, tu sarà ubriaco in un angolo. Sento diversi strani tecnici del suono. Giusto, mi guardo attorno, perché se ubriaco in un angolo potrebbe anche essere un angolo della locanda. Ma tu sai che faccia abbia questa persona? Sai solo il nome. Ah, perché fantastico. Il nome l'hai sentito. Sì. Ruthbar. È lui! Ruthbar. Beh, facciamo conversazione. Al locandiere, nel momento in cui ci porta il pasto, chiedo... Avete trovato tra l'altro l'ultimo tavolo libero della locanda. Non sono tantissimi ed erano tutti occupati. Come sono felice di essere suo ospite. Questo sembra proprio un bel posto. Inizia a pulire. Non ci faccio minimamente caso. Siamo qui in cerca di un certo Ruthbar. Si dice che il suo pesce sia il più fresco e il più buono. Lo dicono tutte le ragazze al porto, che il pesce è più fresco. Scotto la testa, io non sono ma quello di Ruthbar, non il vostro. Il vecchio Ruthbar, certo, sì. Mi paga un sacco di birre, quindi io cerco di fargli più pubblicità possibile. Molto bene. Un'ottima idea. Sì, lo conosco molto bene. Buona la birra, peraltro. Lo cercavate, eh? Là vi indica un tavolo e c'è un tizio sverso buttato sopra il tavolo che sta dormendo. Io guardo te, faccio segno con le spalle, tipo non dobbiamo neanche uscire, tanto meglio. Oste, allungo dammi una... due birre, che gliene porto una. Allungo una mancia all'oste. Grazie mille per la gentilezza. Lotr, quanto porto le due birre? Quanto gli dai? Quanto gli dai all'oste? Ma qualcosa di proporzionato al posto in cui siamo. Ci deve essere una mancia che gli faccia piacere. Che però... quant'è? Tu hai zero in sapienza. Ma di nuovo non vuol dire che non so un cazzo. Beh, non... difficile che tu sappia in un villaggetto quale sia la cosa, no? Beh, gli do l'ultima mancia che gli ho visto dare a lui. Non so dove eravamo, non mi interessa. Sono tirchissimo. Quanto partivamo di soldi? 25. Non ho mai dato una mancia. Non hai mai dato una mancia? No. Boh, gliene do una in più del costo che mi chiederà. Ok. Due monete d'oro. Due monete d'oro. Tre monete. E gliene do tre. No, oh. Era già compresa. Ah, due. Ok. Più. Va bene. Vi porta le due birre che ha chiesto Lotr. Eh sì, Lotr, se sei qua per rimetterti a posto lo stomaco, magari quella non è esattamente la scelta migliore. Peraltro, no, il mio stomaco lo conosco io, va bene? E comunque non è bello portare da bere a qualcuno e non avere da bere per sé. No, ma quando lo interroghi è più prudente che la persona che interroga sia sobria. Penso che abbia ragione però su questo. Nel senso, non penso che sia qui dentro per rimanere sobrio. Esatto. Lotr? No. L'altro no, non penso che un Otre sia un po' troppo, magari un boccale. Sì, no, io sto dicendo... è meglio che le domande le faccia la persona che non è già ubriaca, che sarebbe Lotr. Sì. Le facciamo alla persona. Sì, ma lui intendeva di portare da bere al tizio. Sì, ma se intanto beve anche lui, questo qua... non lo, cioè, nel senso, già nella visione era ubriaco tutto il tempo, cerchiamo di tenerlo sobrio. Beh, nella visione abbiamo sconfitto quello che abbiamo incontrato, no? Lasciamo, no, è andata malissimo tutto! E peraltro per tutto il tempo non è riuscito a fare una mazza. Ci vuole sempre il personaggio... scusa, niente. Allora... fidati, in questo momento per ubriacarmi ci vorrebbe molto di più e temo che non la terrò giù, però per cortesia la porto. Va bene, senti, mi fido, e due. Però coscienza, per favore, un minimo di coscienza. Cosa? Siamo qua in locanda, siamo qua per divertirci, però... va bene. Ci faremo un sonno, domani cerca di essere in piedi. Va bene. Dov'è questo rutto? È lì, e te lo indico con la mano, è quella roba lì. Continua a girare ancora un po' tutto, va bene, vado. Okay. Aham. Signor Rutto! Rutto Romeo. Ah. Ho una birra per lei. Lasciala lì e vai. Ma non si beve da soli. Sì, sì. Ti assicuro che arrivato a un certo punto si beve anche da soli.
Non quando si cade dalla sedia da soli e lo spingo giù. La testa. Le do una mano a rialzarsi. No, lasciami giù, tanto che cambia. Tanto vale che stia qua. E si rannicchia nell'angolo per terra. Una persona piena di speranza. Io lo guardo un po' accigliato, appoggio i boccali, mi slaccio le cinghie della... Ed è metallo, eh? Aiuto, cosa vuoi fare? Sarà pericoloso andare avanti con la frase. Comunque slaccio le cinghie della croce. Mm-hmm. E comincio ad appoggiargliela lievemente. Cosa stai dicendo? Sullo stomaco. L'appoggia lievemente sullo stomaco, va bene. E vedo, cioè continuo a appoggiarla sempre un pochino di più finché non decide di squassarsi un attimo. Io faccio uno sguardo eloquente ad Alexander, come a dire, dovremmo lasciarlo fare. Non hai detto fino a 2 secondi fa che ti fidavi di lui? Sì, quando non stava torturando il poveraccio. Non lo sto torturando, è come prendere a schiaffetti qualcuno, solo con una croce che nessuno di voi riuscirebbe a fare. Se ubriachi, penso più di te e di me. Mi rimetto a sorseggiare la birra che mi hanno portato. Io guardo attento perché comunque vada, sarà bellissimo. Sarà un successo. Vedi che non si sta spostando. Però puoi provare a fare una prova di ascendente per vedere se lo convince a levarsi dalle palle. O di croce discendente, a seconda di quello che vuoi fare. Allora, ascendente. Non andremo molto in là, ma tant'è. 6. Vedi, quindi, invece? No. Anche punto fatto. Sei in tutto, eh? No, sei in tutto. Ah, sei in tutto. No, allora no. Vedi che rimane lì e dice, vabbè, se mi devi schiacciare con la croce, schiacciami, non me ne frega niente. E da come ti sta parlando, dato che sei esperto di ubriachi, non ti sembra ubriaco, ti sembra solo disperato. Infatti, guardando meglio, non ci sono boccali sul tavolo, a parte quello che hai portato tu. Ok. Sposto la croce, mi accuccio. Lo sai, vero, che i vermi si attaccano all'amo per pescare dei pesci? E tu stai facendo il verme ora? Se non sarete voi a buttarmi a mare, sarà qualcun altro. Voglio solo farla finita ormai. Ti stai buttando da solo? E allora sarò io a buttarmi da solo. Ok, te la giro in altri termini. Vorrei darti una mano. Se non ti fai dare una mano, parla con me. Rispondi a delle domande e poi torna a strisciare come il verme che sei. E sentiamo cosa vorresti. Giusto, è una domanda interessante. Cosa voglio? E comincio a sorseggiare la birra cercando di ricordarmi le parole. Io intanto sussurro a lui. È una tecnica particolare. Beh, però, no, in realtà è un'ottima sì, tecnica, perché così lo fai parlare e... no, funziona molto interrogatorio. Mi sembri troppo saggio per il tuo zero in sapienza, però va bene. Ascendente tendenza. Io ho uno in sapienza, tra l'altro, cioè... Anche tu. Ma ne siamo tutti, io ho 2. Ancora, non implica quanto siete intelligenti o no, sapete di cosa. Sapienza però è saggezza. No, la sapienza è l'etimologia della parola. No, la sapienza in questo frangente non è la saggezza o l'intelligenza o una caratteristica intrinseca. È quanto vuoi risolvere un problema facendo affidamento a. Okay. Infatti è quello, non è esattamente il mio, quello che intendevo, non è il mio modus operandi. No, ma non stavo parlando di te, stavo rimestando il discorso con Roberto. Ci hanno detto che hai trovato delle rovine? Siete qui anche voi per quello. Sì, ho trovato le dannatissime rovine e non ne posso più di queste rovine. Anche voi? Cos'altro perché volete sapere? Volete sapere anche voi dove sono le rovine? Ve lo dico dove sono le rovine. Basta che ve ne andiate e che prendiate quella roba che c'è là dentro e la allontaniate da me il più possibile. Perché non è possibile che ogni giorno qualcuno venga a chiedermi delle rovine e poi mi dovete disturbare mentre sono in nave e non mi posso più bere una birra tranquillo perché venite in taverna a chiedermi che cosa so delle rovine. E quelle rovine hanno portato solo disgrazie. Quindi, per favore, se siete qua per le rovine,
vi faccio una mappa e ve ne andate, perché io non ne posso veramente più. Pescatore atipico, di solito hanno un sacco di voglia di trovare, di parlare di quello che hanno scoperto. Mi alzo. Va bene. Mi siedo di fianco a loro. Io sono qui per risolvere il tuo problema, però ho bisogno di sapere che disgrazia ne ha causato le rovine e chi altro ti ha chiesto di quelle rovine. La disgrazia è che non ho più un momento in cui posso stare da solo per i fatti miei senza che qualcuno non venga a domandarmi qualcosa sulle rovine e su quella gemma che ci ho trovato dentro e sul perché non ho potuto prendere la gemma, e io voglio la gemma e la gemma è mia, no, la gemma è mia, basta! Non ne abbiamo posso capito, veramente che più. Lamentone che sei. Questo problema sarà risolto. Oh. Vi prendete voi la gemma? Potete mettere un cartello fuori che dice bella, la gemma non è più. Beh, la gemma in realtà è nostra, noi siamo venuti a prenderla. Non ce l'ho io la gemma, non l'ho potuta Punto, portare se, via. Se ci, più prima ci aiuti e più accuratamente ci aiuti a prenderla, prima te la togliamo di mezzo. Bene, ma per favore, poi mettete un cartello per strada perché la gente non lo sa che voi avete preso la gemma. Okay. Spargeremo la voce. Grazie. Poi, sul chi mi abbia chiesto di questa gemma, sono stati almeno 3 o 4 altri gruppetti come voi. Non ricordo i nomi perché non mi interessava al momento. Mi pagavano da bere all'inizio, era anche divertente. Al quarto gruppo che è venuto a chiedermi della gemma e che mi ha tirato fuori quello che doveva tirare fuori... E mi ha chiesto della gemma, e perché non hai preso la gemma? Ma l'hai vista la gemma? Com'era fatta la gemma? Vabbè, non penso questo sia un problema. Andiamo. Gli ultimi che ti hanno chiesto della gemma, a parte noi. Non sono uno stupido, so che non pensavate di parlare di voi quando mi hai chiesto gli ultimi che hanno chiesto della gemma. Pensavo è stato l'altro giorno. L'altro è stato giorno. L'altro giorno. Ah, quindi sì, ci interessa. Erano sicuramente almeno 3 persone, almeno, quelli con cui ho parlato io. Se poi sono di più, non so cosa dirvi. Erano almeno in 3. Una era una donna. E io direi che con non questo... Non era neanche particolarmente interessante la donna. Ti lasciamo in pace alla tua calma c'è e quieta disperazione. Dove sta il tutto? Sì, non è proprio dove pensavi fosse... Tu okay. Le rovine, mi fido di più di lui, ma non è magari. Troppo lontano da dove potrebbe essere un'entrata secondaria. Ringraziamo e faccio vedere a Ryan una moneta d'oro delle mie. Gli faccio come cercare approvazione o una possibile consenso. Scuoto la testa e faccio un po' quello che gli pare. Cioè, sì, gli lascio una moneta d'oro. Grazie. Grazie, cartelli, voci, grazie. Sì. Sì, non penso fosse molto interessato al denaro. Quanto alla pace... Usciamo? Sai cosa ti dico? Che io penso che potrebbe essere un buon investimento parlare con questo contrabbandiere. Perché il fatto che sia finito da poco in prigione, il fatto che da poco siano arrivate 3 persone con una donna a cercare la stessa cosa... Beh, lo stesso luogo. Che c'è una gemma? Sì, della gemma non so niente, però so che se non può prenderla lui, verosimilmente avrà un problema. Problemi a prenderla. Beh, magari sei destinato a prenderla. Beh, ma andiamo a cercare, almeno andiamo a chiedere di questo contrabbandiere. Sì, potrebbe saperne qualcosa di più. E usciamo. Prima di uscire, scusa, aspetta, ho dimenticato il liuto. Rientro un secondo, guardo verso il tizio. E mentre la penna inizia a scrivere, provo a lanciargli un incantesimo senza farmi notare, in modo molto, proprio cercando solo con un cenno dello sguardo. Okay. E voglio lanciare un ammaliamento. Mm-hmm. Per? Te lo dico dopo. No, dimmelo prima perché potrebbe cambiare il modo in cui lanci l'ammaliamento. Sto cercando in maniera molto subdola di andare nel suo subconscio per cambiargli un certo tipo di ragionamento. Ok, quindi è più accuratezza. Ok, perché stai andando a pescare? Allora non posso usare la mia forza di volontà. Sarebbe più accuratezza. Forza di volontà, se tu cercassi di non cambiare una singola cosa. Vabbè, a me interessa anche grande il risultato migliore. Ok, sì, allora ci può stare anche la forza di volontà. Cazzo, no, non ha senso spendere un punto. Vado. Ah no, 3 più 2, 3, 6. Non riesco a raggiungere.
dico alla penna di fermarsi e mi allontano. Sto cercando di mettergli in testa l'idea che non vale la pena continuare e che la sua vita praticamente ormai è andata, non serve più a niente perché nessuno poteva fargli prendere la gemma, perché la penna stava già scrivendo. L'eroe non poteva controllare tutte le persone una volta che se n'era andato. Però gli faccio cancellare tutto e me ne vado un po' intristito dalla Luganda. Sarebbe stato un bel risvolto drammatico al tutto. La storia, sì, peccato che non ci sono riuscito a spendere un filo per fare un filo. Mi pare un filo eccessivo. Che è un modo di dire tipico della zona, tra l'altro. È un filo eccessivo. Io mi dirigo alle carceri. Ma io, cioè, con gli altri. Non è molto difficile trovarle perché il villaggio, ripeto, non è una metropoli. Mm-hmm. Per quanto siano costruiti anche di pietra gli edifici del villaggio, le casupole più che edifici, la baracca che fa sia da baracca delle guardie che da prigione è abbastanza riconoscibile perché è quella un po' più militare, per cui è molto più squadrata e ci sono le sbarre alle finestre, molto okay. Semplicemente. Ah, benissimo. Io guardo, senza stare neanche ad entrare, le singole finestre. In modo che se ce n'è una piena. Diciamo. Vedi che in realtà sono tutte piene. C'è qualcuno di quelli che vedo dentro che mi salta all'occhio perché è vestito in modo particolarmente diverso, è più sgargiante, piuttosto. Cioè, nel senso, c'è qualcuno che evidente. Io non sto neanche a guardare chissà quanto, perché di certo. Ecco, di certo non penso c'è qualcuno con dei vestiti che viene da fuori. Mm-hmm. Ok? Chiaro. Semplicemente ad occhio c'è qualcuno che mi sembra fuori dal gruppo. L'unico che ti sembra fuori dal gruppo è quello che ti sembra un uomo di mezza età, ma alto non più di un bambino di 10 anni. Benjamin. Il Benjamino Bottone. Ehi amico, sei tu quello dentro per contrabbando? Sei venuto anche tu a tirare qualche uovo marcio? No, in realtà sarei interessato a sapere qualcosa di più su quello che ti è successo, perché questa storia mi puzza. E allora facciamo così, adesso vedi che si alza, effettivamente da come ti parla, da come si comporta, non è un bambino. È chiaramente un adulto proporzionato, ma di dimensioni bambino. E ha dei tatuaggi... Un bambino età? 10 anni. Un halfling quindi? Sì. Ok. Ma non sono così comuni. No, certo. E vedi che ha diversi tatuaggi in faccia, in particolare quelli che si vedono dai vestiti, sono una specie di cervo tatuato su un braccio e una luna tatuata dall'altra parte, mentre in faccia ha il marchio di una casa di pirati, cioè una ciurma di pirati, come se fosse un clan. Sai che è un quel tipo di tatuaggio, ma non sapresti dire che clan di pirati possa essere. Io sono una persona che si annoia facilmente. Questa mi sembrava una storia interessante. Tu condividila con me, io potrei decidere di aiutarti. Tu decidi di aiutarmi, io la condividerò sicuramente con te. Ah, prima sono di una persona in grado di essere molto riconoscente. Sì, ma è anche una persona che non credo che sia in grado di contrattare in questo momento. Ma in realtà io qua dentro sto benissimo e prima o poi i miei compagni verranno a liberarmi. Siete voi quelli che probabilmente hanno fretta se venite a parlare con una persona attraverso le sbarre. Beh, in realtà eravamo solo curiosi. Sicuro di voler... Compaiono dietro le mie scapole soltanto il sentore fatto a fiammella di due ali di fenice, non che lui lo veda, lo guardo negli occhi e gli dico: dimmi perché sei stato rinchiuso qui con l'ammaliamento. 10. E senti che c'è un po' di ritrosia nella sua mente a darti tutte le informazioni che stai chiedendo. E usa la sua reazione e fa 7. Posso usare un punto fato per piegargli la volontà? Sì, però devi consumare un punto. Le ali si fanno più intense. Inizia a vederle un pelino. Lui inizia a vederle.
i capelli cominciano a sventolarmi come mossi dall'aria calda che si solleva a causa del calore. Non c'è bisogno di agitarsi, ok? Ho già abbastanza problemi con quelli che vengono a tirare cose dalle finestre. Quindi, per favore, cerchiamo di mantenere la calma e lascia che io esprima tutto il mio rispetto per una persona di tale portatura che si piega a parlare con un uomo di basso rango come me. Meno adulazioni, più racconto. Non vorrei che la cosa lanciata fuori dalla finestra, lanciata dalla finestra, fossi tu. Se potessi passare dalla finestra ci sarei già passato, ma capisco che cosa stai intendendo. Diciamo brevemente che sono stato incarcerato perché so qualcosa che altri non sanno e che non ho voluto rivelare a nessuno. Domanda, ma che sarei disposto a rivelare per il giusto compenso, che in questo caso potrebbe essere uscire di qua. Sono sicuro che voi abbiate sentito di Rothbar e della Gemma. Non si fa altro che parlare di questo in città. Sì, e se siete venuti prima, da me, quello... lui ha usato la sua reazione per negare la sua? Sì. E c'è riuscito o esiste un qualcosa di contrapposto? Esiste qualcosa di contrapposto, e i tiri contrapposti funzionano in questo modo. Che perché non l'abbiamo fatto in questo caso? Oppure l'abbiamo fatto in questo caso? Perché essendo una cosa che tanto si poteva risolvere in una maniera più veloce, è una, come tante regole che ci sono in Clotes, opzionale. È una regola opzionale. Quella dei tiri contrapposti? Okay. Vediamola giusto per. I tiri contrapposti funzionano in questo modo. Si tira e si vede. Se qualcuno ha successo e l'altro no, non si va oltre. Ok? È un diagramma di flusso. Quindi uno ha vinto, sì, fine. Uno ha vinto, no. Se entrambi hanno successo, si vede chi ha il risultato più alto in generale. Ok. Se entrambi hanno un punteggio uguale, alla fine di tutto, si guarda chi ha la virtù più alta. Ok. Quindi in realtà io l'avrei passata comunque, però chi se ne frega. Ok. Ok, no, ma mi serviva sapere perché se lui prova a farti una dominazione, tu usi la tua reazione e riesci a negartela. Lui può usare la sua reazione per negartela? Perché non l'ha ancora usata? In teoria sì. Quindi Salterebbe il round dopo. Però lui non può usare l'altra sua reazione. No, perché quindi sei sempre più in vantaggio perché sei il primo che ha iniziato. Esatto. Ok, ci sta. Ok, beh, comunque è andata. Anche Google ha cercato è andata. Non so perché. Bene. Quindi tu vuoi essere tirato fuori da qui e in cambio ci direi quello che dobbiamo credere. Siamo ancora però al punto di prima. Eh sì. Beh, io so che quello che vi posso dire è interessante perché io sono stato alla Gemma. Voi non credo che ci siate già stati, se no non sareste qui. Io guardo e lui. E non sto chiedendo niente di esoso. Io guardo lui e alzo le mani. E tu sai che è il mio gesto per dirti: tu dammi il via e ci penso io. Ok. Però non faccio niente. Lo guardo negli occhi e gli dico: c'è soltanto una cosa che non mi quadra. Essere stato rinchiuso qua perché sai qualcosa riguardo di questa storia non mi sembra una colpa che giustifichi l'incarceramento. Chi ti ha messo qui e perché? Sì, non mi hanno messo. Mi hanno messo qui perché so qualcosa e non lo voglio dire, ma non potevano metterlo su carta. Io ufficialmente sono qua per contrabbando. Siamo pur sempre in un regno che ritiene il contrabbando una pratica illegale, benché praticata da tutti gli abitanti del villaggio. Quando alzi le mani, di solito le persone vengono stuprate mentalmente a un livello intimo e distruttivo, o risolvi la questione? Secondo me, ti dico, 5 o 6 abbiamo un paio di segnali. Sotto sai che di solito non ammazzo la gente, però chi lo sa come potrebbe andare. 4. Sai che non ammazzo la gente, però... ma non sai come ti può rendere la vita. Esatto. Questo è un pirata. Mi faccio male, di solito. Scusa. O quantomeno non lo vedo, perché di certo queste cose le nascondi bene. Quindi io mi volto verso di te, ti faccio un cenno con la testa, ma allontano a parlare con l'altro. Quindi, scusa una cosa, tu sai delle cose che ci interessano e ci interessano abbastanza da
farci dire preventivamente di volerti liberare? Cioè che ci potrebbero mettere in buona volontà di liberarti? Sono così importanti? Se volete scoprire che cosa so su come portare via la gemma... E mentre ci sta pensando, lancio un incantesimo. Vai. E voglio farli iniziare a entrare in maniera che non se ne accorga, delle piccole goccioline d'acqua, magari un po' del suo sudore intorno, nelle orecchie. Iniziano a entrare nel cervello e gli fanno una specie di patina sopra il cervello, tipo stampo di quello in cui sta pensando in questo momento. Ok. E poi farlo riuscire tutto come una... farlo impregnare nell'acqua e farlo uscire tipo come il rivoletto per farlo venire da me. Ok. Ci sta elementalismo. Ok. Prudenza. E ci sta prudenza. E ammaliamento. Sì. Fortuna 8. Provo a prendere il punto fato. 2. Una sciagura. Sciagura, però ci sono riuscito. Sciagura a voi. Sciagura a voi. Io gli dico, ah, quindi è una cosa, cerco di farlo pensare mentre parlo a quello che sta facendo. Io sì, so come... E se ne esplode la testa. O perlomeno so che cosa non si deve fare per portare via la gemma. Ok. Io non ci sono. Per e finora non c'è riuscito nessuno. E io faccio... Prendo... cosa d'acqua. Metto la mano a coppa e bevo. Lievemente, cercando di carpire quello che ha preso nel mio incantesimo. Ok. E muori! No, hai... Perché aveva lo scorbuto. Ti prendi lo scorbuto. Ci sarebbe però... No, le sciagure come i punti fatto possono essere accumulati e possono essere spesi usati contro muori, di okay. voi. Quindi come... non è detto che sia adesso. Esatto, come i punti lato oscuro in questa stella. Ok. Quello che vedi è un'immagine della stanza... Effettivamente è una grotta naturale, al cui centro c'è una pietra, abbastanza grossa, perché è grossa più o meno come questo pirata, incastonata per terra, e la pietra non è luminosa, è illuminata dalle torce della gente che c'è nella stanza, ma non è luminosa, e senti però che sta emettendo delle vibrazioni. Vedi che ci sono delle persone morte da un po' di tempo, perché rimangono solo... Tu ascolta, perché poi te lo ripeto tutta l'orecchio, già non me lo ricordo io bene. Solo ossa e carne rattrappita. Un sacco di gente è morta provando. Una donna si avvicina alla pietra, la studia, vedi che allunga una mano chiudendo gli occhi come se cercassi di entrare in sintonia con queste vibrazioni che si percepiscono. Si gira verso di te, di me, che sei okay. l'halfling, e verso qualcun altro di cui ti rendi conto adesso che è di fianco a te. Che se però non si gira non vedo. Esatto. Vedi questa persona avanzare, adesso lo vedi, è un normale essere umano da come è vestito. È probabilmente stato raccattato per strada con lo specifico compito di provaci e se muore sono cazzi tuoi. Fare la cavia, sì. Mi è capitato, proprio nel mio gruppo recentemente, sono stati manomessi dei glifi di teletrasporto e loro prendevano la gente per strada dicendo ti paghiamo un viaggio per un posto bellissimo. Oui. Vai! E poi provavano a fare chiaroveggenza su di lui per vedere se era arrivato sano e salvo. È un modo. No, è come se uno adesso dice ti faccio andare istantaneamente alle Maldive e poi ti vengo a prendere. E poi ti telefono prima. Esatto. Sì. Prima ti telefono, mi dici se è tutto ok, se il clima è buono, e poi ti vengo a prendere. Sì. Sarebbero andati a prenderlo forse. Se ti sei teletrasportato su un Rift, sono cazzi tuoi. Esatto. Però, se invece non è successo. Vedi che il tizio si avvicina a questa pietra. Anche lui la studia un attimo. Fa cenno alla donna che gli dice di sì con la testa. E... lui prende una specie di diapason, ti sembra? Molto grosso, delle dimensioni di una spada. E quindi fa la... No! Fa il laone! Fa il laone! Laone! Lo sta tirando fuori da un telo dove lo teneva per proteggerlo. Sì. E vedi che lo pianta per terra davanti al cristallo e questo diapaso gigante inizia a risuonare
il tizio che lo sta ancora tenendo in mano, vedi che per un attimo sorride come se avesse trovato il modo, e per qualche istante la pietra sembra sollevarsi un po' da terra. Vedi che si sentono delle crack di pietra che si sta spezzando, un po' di sassolini che cadono. Dopodiché la testa del tizio esplode. Tenendo sempre il diapason, lo cade e lo lascia? Tenendo sempre il diapason. Aha. Ok. L'ultima cosa che vedi, sei tu che ti togli il sangue della testa di questo qua dagli occhi, ti giri verso la donna che allunga una mano senza toccare il diapason e lo fa sollevare in aria. Con ancora attaccato il tipo. Con la magia, con ancora attaccato il tipo, lo scuote un po' e lo riavvolge, sempre non toccandolo, nel panno. E la pietra? La pietra è ancora lì. Mi avvicino al suo orecchio. E con prudenza cerco di raccontargli tutto senza farmi sentire dal tizio. Beh, non c'è bisogno di tirare, perché basta che un po'. Ti sposti mezzo metro e lui non gli racconto tutto. Amici, compagni di avventure, la mia domanda è: che cazzo ci facciamo qua? Nel senso che, boh, c'è da indagare. Questi qua hanno evidentemente dei loschipiani e sono mostri disumani, ma una volta che arriviamo lì di sta pietra, che cazzo ce ne facciamo? Non sappiamo neanche. Ma noi siamo andati lì per delle risposte, chi se ne frega della pietra? Se poi la pietra ci darà delle risposte, beh, tanto di guadagnato. Le risposte le otteniamo se facciamo domande, le domande le possiamo fare alle persone. Questa signorina... Beh sì, ma il tessitore ha detto di andare alle rovine. Beh, noi ci andiamo, però se incontriamo la donna le chiediamo come mai eri... Prima facciamo una cosa, perché secondo me ci sta molto e sarebbe anche molto bella narrativamente. Sì, sarebbe. Andiamo lì, facciamo gli amici, che alla fine non siamo ostili, no? Noi non siamo... Io? Quando mai? E se ci propone di usare quell'aggeggio per tirar fuori la pietra, vuol dire che loro sono ostili e li fai a pezzi. Beh, e potremmo dire o li punisci. Mi sembra una buona linea d'azione. Perché sai che sarebbe una prova per accertarsi che ci possiamo trattare, non stanno solo pensando di ammazzarci per avere per arrivare ai loro scopi. Sono riuscito a uccidere una persona così, probabilmente un innocente. Partire, come hai detto, è sicuramente una linea d'azione molto, molto accorta, molto prudente. Qualora ci ritenessero sacrificabili, potremmo decidere come agire in quel momento. Potrebbe anche essere un ottimo modo per prendere la pietra. Vediamo, d'accordo. Sì, sì, mi sembra... Come si diceva quando ho imparato a suonare il liuto dal mio grande maestro? Ecco, l'unica cosa è che noi non sembriamo esattamente dei... Vabbè, dimmi. Scusa, i detti sì, sono sempre importanti. Perché è importante è che me lo sono dimenticato. Cazzo, mi spiace, l'ho interrotto io. Era un po', diciamo che era un po' più chi di diapason gigante ferisce. Di diapason gigante ferisce. Perisce. Beh, quello è... No, non ci stava tanto. No, nel mio maestro non ci stava tanto. Quella testa si ubriacava tutto il giorno. Alex Pleonastico. Sì. Il suo maestro. Si chiamava Alex Pleonastico. Diceva solo cose ovvie. Allora... Oggi o piove o c'è il sole. La vita ha bisogno di cose per continuare. Lo sai, Alexander, vivrò fino a quando morirò. Allora, c'è anche di filosofico, però. Vero. Volevo dirti, l'unica cosa è che andiamo lì, facciamo gli amiconi, sì, sarà più difficile passare per sprovveduti. No, non sprovveduti. Vogliamo anche noi la pietra. Aha, potremmo unirci, sappiamo come possiamo renderci. Sì, in realtà potremmo anche fingere dicendo, beh, è una solo una, come si dice in elfico, una white lie, una bugia a fin di bene. Potremmo dire semplicemente che a noi ci serve per qualche ora per studiarla e poi gliela possiamo dare a loro. Almeno non saremo neanche in competizione per la pietra. Ok, vediamo. Tanto il tizio si arrampica attaccandosi alle sbarre e vi dice, beh, mi pare di capire che ve ne stiate andando, quindi il nostro accordo salta, ma sicuramente se trovate Maretiel ditele di venirmi a prendere, perché mi sto rompendo le palle. Perché grazie. Salta? Non ce ne stiamo andando, stavamo conferendo per decidere se la tua offerta siete era... spostati in là, se non siete tornati non in è mai, questo minuto non e è mezzo. Mai conferito con un tuo compagno per accettare una proposta che ti è stata fatta? No, non accetto proposte in genere io, non sono quello che se ne occupa. Informeremo Maretiel. Però hai accettato.
mi mordo la lingua, me ne vado, perché mi piace sempre far vedere che io so le cose. In questo caso sarebbe, non conviene. Ah. E me ne vado. Informeremo Martian, sì. Però sappiamo che tu hai ucciso uno. No, no, zitto. Tecnicamente lui non ha ucciso nessuno. Beh, mi hanno preso un poveraccio. Questo è quello che hai visto tu. Beh. Non so, mi ricorda tanto l'inizio di Aladdin. Ma dai, davvero? Un filino. Un diamante allo stato grezzo. Voi, proprio voi. Dai, tu. C'è una pietra là. La storia inizia in una notte nera con un uomo nero con in mente oscuri pensieri. Sì. Se il fato vorrà, il diapason porterà. Se il genio può esprimere tre desideri. Campane sono. Ma non posso essere A, B e C. Guardate, è proprio Rael. Che poi mi sono. Cioè, ho pensato che. C'è solo qualche clausola, nonché qualche post-it. Voglio diventare un genio. Voglio essere libero. Voglio che tu sia libero. Abbiamo finito, ci divertiamo per l'eternità. Bellissimo. No, però sei fottuto. Devi iniziare prima con la premessa. Perché se ci voglio diventare un genio, genio, non c'è più diritto ai desideri. Ah, non hai più diritto ai desideri? No. E mi sa che voglio essere. Quindi, libero. Voglio che quando appena divento genio io sia automaticamente libero. Voglio essere un genio voglio libero. Essere. Voglio essere. Sì. Voglio essere un genio libero. Anche se costa due desideri, va bene. Sì, sì. E voglio che tu sia libero. Via, basta. Amiconi. Beh, alla fine è più o meno quello che succede, tranne che Aladdin non è un genio. Sì, esatto. Vabbè, però. Beh, ma poi te lo fai venire in mente quando hai finito di vedere il film. Cioè, ma no, ma poi intanto il genio, cioè, il genio è talmente amicone che gli ti fa rende immortale, sì, esatto. E ti rende, ti fa i desideri lo stesso. È vero, è vero. Però non rende immortale lui. Ciao Robin. Ciao. Minchia. O ciao Gigi Proietti. Peraltro. Che però è ancora vivo. Però è ancora vivo, quindi ciao. Ciao. Ciao Gigi. Se vuoi venire qua a fare l'ospite. Allora, io direi che ci dirigiamo verso la grotta. La topazia. La topazia, vi servirà un passaggio, una nave, un qualche genere di locomozione marittima. Voglio un drago. Ok, va bene. Peccato. Adesso che ripensate al fatto che era una visione, vi rendete conto che effettivamente le vostre cavalcature non avevano alcun senso. Il tuo era un cucciolo di Drake, c'era un pollo gigante e un cavallo. Il mio era un mulo, era normalissimo. Io mi però era intelligentissimo. Io mi sono detto, guarda Claudio che vuole dare il cucciolo di Drake, bello che mi ha dato il cucciolo di Drake, è figo. Cioè, poi no. Evidentemente. Magari c'è davvero, eh. Ma so. Ne parliamo mentre andiamo, poi prenderemo sicuramente un passaggio. Ma sì. Prendere, fare in modo, che ne so, evocare qualche animale, farci. No, in realtà sono le storie trash, quelle c'è l'eroe che magari cavalca un delfino, lasciamo perdere. Lasciamo che perdere, lascia un perdere. Delfino. Sì, beh, sai quelle storie un po' dove poi. Lascia perdere. Le storie romantiche per. Quelle un po'. Aquaman. La sirenetta. Senti. Che io poi muore e diventa spuma di mare. Non come la favola che hanno scritto dopo. Ma io se si può scrivere una storia migliore volentieri, qua ho i miei dubbi, onestamente. No, sì, infatti evitiamo. A meno che non sia un'orca assassina, non ne vale la pena. Questa non è zona. Ma poi arriviamo tutti bagnati, un casino. Cioè, facciamoci dare un passaggio poi una volta che siamo lì. Lo trovo il un passaggio. Il porto è facile da trovare perché quasi tutto è porto. E la maggior parte. Tutto, ogni porto è paese. Ogni porto è paese. Ma la maggior parte delle navi che vedi sono in realtà dei pescherecci che non si possono allontanare troppo dalla costa. Ce ne sono un paio che sembrano abbastanza grossi. Uno, al momento, non c'è nessuno vicino. E ti viene in mente che potrebbe essere quello di Rutbar, che è stato abbandonato al porto lì. C'è un altro, invece, dove stanno spostando casse e scaricando cose. Io, con il mio passato da ladruncolo, guardo la nave, cioè guardo la barca di Rutbar. La guardo per 5 secondi buoni, poi scuoto la testa e mi dirigo dall'altra parte. La sua nave si chiama Logre Ubriaco. Che bello! Mentre l'altra nave che vedete è la Zingara Porpora. Ehi là, della Zingara! Sì? Salve, noi stiamo cercando. Si gira verso di te questo omaccione. Super abbronzato, con la pelle ormai rovinata dal sole, dal sale, dalle intemperie. Quindi un marinaio navigato. Un marinaio di quelli lupi di mare, come si dice. E cerchiamo proprio qualcuno
con una certa esperienza che ci accompagna a sud di qui. Mm-hmm. Siamo disposti a pagare, eventualmente possiamo aiutare nelle faccende. Ah, pagare. Pagare è una parola interessante. Beh, nulla si fa gratis, no? Sì, io sono di questa idea, non tutti sono sempre di questa idea. Sono contento che ci troviamo d'accordo. Beh, il mondo ci mette già abbastanza pressione, grattacapi di suo, inutile che ce ne mettiamo anche a vicenda, no? E ditemi, signore, dove volete andare? A sud di qui dovrebbe esserci... aspetta, io conosco la zona, è inutile che gli diciamo... Avete anche la mappa dove Ruthbar vi ha segnato, okay, dove io, stavano. Io, come si dice, se questa è la mappa e qui c'è segnato dove è la grotta, io casualmente col pollice copro proprio quell'area. Mm-hmm. Io, facendogliela vedere in questo modo, gli dico, guardi, più o meno su questo tratto di costa. Ah. Non è lontano da qui. Sì, sto pensando a dove potremmo attraccare, è una zona abbastanza montagnosa, ci sono molti scogli e... poca spiaggia, non sono molti porti lì sotto, quindi potremmo probabilmente approdare a Casmel. Sì, mi fido non di lei. È proprio il punto che mi ha indicato lei, è a un giorno e mezzo a piedi. Siamo dotati di gambe. Da dove volete arrivare, però è il punto più vicino dove posso portarvi. Perfetto. E quanti passeggeri dovremmo trasportare? Oh, siamo in tre. Ci sono donne? No. Sono tre monete d'oro a testa. Senza assolutamente nessuno. Avrete bisogno anche di un viaggio di ritorno? Magari. Lo potremmo decidere durante il viaggio. Velocemente. Ah, vabbè, se volete spendere di più siete ben accetti, eh? Io non vi dirò di no. Assolutamente. Va bene, sappiate che si parte domani mattina alle prime luci del giorno e che sulla nave vi serviremo un pasto. Se avete intenzione di mangiare di più, vi consiglio di portarvelo. Purtroppo non abbiamo abbastanza spazio per molteplici pasti. Io non ci vedo nessun problema. Se questo è tutto... il pagamento anticipato e domani mattina saremo qua. Domani mattina pagheremo. Se no, magari ve ne andate. Io prendo le monete. Possiamo accordarci su metà ora e metà domani. Io prendo tutte le monete, gliele do, lo guardo negli occhi e gli dico: sono sicuro che questo gentiluomo non romperebbe un patto. Non abbiamo nemmeno nessuna intenzione di farlo. Il nostro lavoro qua si basa tutto sulla fiducia accordataci da villaggio. Non ce ne sarebbe motivo. Lo so, in città le cose sono diverse. Non fare tutta questa scena, Alexander, su via. Bene, io direi che una notte di sonno potrebbe servirci. Anzi, ci è necessario. Togli di 9 monete. Sì, sì, già fatto. 14. Partiamo da 25. Giusto, no? Tengo d'occhio, perché quando non hai soldi devo scriverlo che l'eroe... è rimasto squadrinato. Sì, no, accettare missioni in locanda già fatto. Per guadagnare i soldi per il viaggio. Giusto. Cioè anche quello è importante nella storia. Cazzo. Se ti chiami Geralt di Rivia, poi particolarmente. Tranne dopo metà gioco, che sei più ricco del Visconte. Però. All'inizio quello che fai è inseguire Capra, cioè recuperare padelle, inseguire Capra e ti si rompe la spada. Basta. Non hai soldi per ripararla. Però poi quando arrivi neanche a metà gioco, potresti prendere tutto, diventare l'imperatore. Sì, sì. Alice l'ho giocato rimanendo sempre squattrinata perché faceva appunto tutta sua alchimia e continuava a comprare e vendere. Intanto io ho ammazzato la gente a destra. Ma io non ho mai, fatto una pozione, no, se non quelle necessarie per andare avanti. Beh, ma nel 3 ad esempio le pozioni si ricreano da sole. Quindi... Peraltro, sì, con l'Alcorest. Che ce n'è infinito. Beh. Tornate alla locanda di prima o cercate magari un posto meno affollato? Essendo un porto di mare letteralmente, sono molti le case perlomeno che hanno dei letti da affittare. Io vorrei... O delle stanze addirittura. Io vorrei il posto più dimesso possibile e soprattutto dove Lothar non possa decidere di ubriacarsi invece che dormire. Io allora... vado in giro per la città.
Mi servi insomma, a parte che ti devo imporre un altro viaggio in nave, quindi verosimilmente vomiterai tutto l'alcol che puoi bere, però quindi al massimo vuoi del bene al mio portafoglio. Beh, no, non me ne frega niente neanche di quello, onestamente. Sempre simpatico a te. Ad ogni modo, uscendo un attimo dal villaggio, proprio dalla parte più del porto, trovate una casa di via che si chiama l'albero malvagio. Vedete che fuori c'è un albero che evidentemente è mezzo morto. È mezzo morto, quasi ormai diventato di pietra da quanto è vecchio e morto. Un po' a forma d'artiglio. Esatto. E mi sembra molto tranquillo come posto. Non sentite particolare vociare provenire da dentro la locanda. Non ci sono bardi che suonano nella taverna. Sembra proprio più una specie di albergo. Può andare? Stai guardando l'immagine del tabacco. È bellissima. È bellissima perché ti fa dire fumare. Fumare ti rende stronzo. Non è che fa male o altro. Ti rende stronzo. Dove c'è una tipa che soffia il fumo in faccia a un bambino, ma che lo tiene in braccio e gli soffia il fumo in faccia. Ma con proprio con sprezzo. È come dire, fumare ti rende stronzo e dovremmo mettere la foto di due che prendono a calcio uno per terra, no? Fumare fa male. Bambino grasso di merda. O gente che ti spegne le sigarette in fronte, il fumo nuoce a chi ti sta intorno. Soprattutto se ci metti l'intenzione. Sì, esatto. Cioè. Allora, niente. Entrate all'interno dell'edificio che vi sembra abbastanza solido come edificio. Faccio un tiro di prudenza. Mm-hmm. Perché fiducioso sì, ma percolato mai. Che culo sei, quindi non lo passo. E la mia intenzione era capire se c'erano pericoli in giro, ma ovviamente non ci spendo un punto, come si dice, un filo, e quindi di conseguenza semplicemente non lo so. La stanza che vi si apre davanti è abbastanza facile da osservare per capire se ci sono pericoli, perché è una specie di grossa stanzona con dei letti a castello da due piani. C'è della gente che sta dormendo e ci sono svariate borse, sacche vicino ai letti. Vedete che in fondo ci sono anche delle stanze con la porta che si può chiudere a chiave da dentro e non si può aprire da fuori. C'è un bancone dietro cui c'è questa donna. Non sapreste dire se sia una donna del posto, una donna che viene dalle popolazioni barbare del nord, o un qualche misto con magari elfi o altro. Ha dei lineamenti molto strani. E dietro di lei c'è una lunga pergamena che scende lungo il muro, su cui è scritto qualche cosa in una lingua che a te al momento non dice niente. Mi avvicino col migliore dei sorrisi e le dico: buonasera madamigella, siamo io e i miei compagni, siamo qui in cerca di... Abbassate la voce per favore, mi scusi, è un luogo molto tranquillo, ci teniamo. È esattamente per questo che l'abbiamo scelto, in realtà vorremmo semplicemente passare una quieta notte di sonno. Ah, certamente. Bene. Avete un orario a cui dovete essere svegliati? Preferite una stanza chiusa? Mi piace. Alle prime luci dell'alba, in realtà. Sì. Ah, certamente. Dovete partire con una delle navi? Beh, diciamo che siamo mattinieri. Perché allora forse vi converrebbe essere svegliati un po' prima delle prime luci dell'alba. In genere le navi partono a quell'ora. Se vi svegliamo a quell'ora potreste perdere la nave. Faccio segno di sì con la testa pensando, sono veramente molto stupido. Sono felice di aver scelto un posto con un servizio così riguardoso anche per i miei evidenti limiti. Avete la faccia di qualcuno abituato a viaggiare in nave, mentre qui è la norma, come potete vedere. Felice di aver scelto il posto giusto. Beh, sarà mio piacere trattenermi qua, come per i miei due compagni. Cosa dite? Prendiamo tre stanze o una? Una basterà. Ah, certamente. Vuoi buttargli i soldi sempre? Scusate, mamma mia, si vede che siete stanchi, sarete un po'... No, no, scusa Alexandra, tu sei stato un tesoro. Lothar, perdonami. Spero di non offendervi con questioni pecuniarie, ma vi costerà due monete d'oro. Non è assolutamente un problema. Tanto paga lui. Di certo con sapienza.
a zero, non mi faccio un problema per i soldi. Ah, chiaramente io per voi non ho mai avuto soldi. Tipo 2-3 monete d'oro. Sì, sì, sì. No, poi sono tuoi, stai viaggiando. No, ma gli altri li tengo nascosti. Sì, sì, ma poi non ti ho mai chiesto di spendere, ecco. E non so che le hai e non ti ho mai chiesto di spenderlo. Beh, questa è la chiave della vostra stanza. Grazie. Io vado a fare un giro. D'accordo. Per sentire qualche voce, qualche storia. Ottima idea. Sono rimasto abbastanza, molto orgoglioso di te, ma abbastanza deluso di me. Quando prima tu sei riuscito a capire quelle voci, si vede che non prestavo attenzione. Forse la città nuova. Queste cose le sai fare in realtà meglio tu di me, quindi io ho bisogno di dormire, evidentemente, altrimenti non mi sarei fatto svegliare un'ora dopo che era la vera partita. Niente, se hai bisogno, bussa. Mm-hmm. Anzi, tieni la chiave. Anzi, apro la porta, ti dico tieni la chiave, così puoi tornare quando vuoi. Tranquillo. Ok. Io sfonda il muro e entra da dietro. Da fuoco a tutto. Di dislocazione, sposto la porta. E poi fa fumble e si trova mezzo dentro alla porta così. E io ho ancora una sciagura. Anche tu. Aspetta, eh sì, avete tutti e due. Sì, sì, ce l'ho qua, bella segnata. Io, vabbè, vediamo prima, perché io poi voglio andare in giro tutta la notte, perché poi la mattina voglio provare a togliermi la stanchezza con un incantesimo. Ok, perché? Bene. Voglio andare in giro tutta la notte a trovare storie e se non ci sono storie le inizio a mettere in moto. Ok. Allora, fai un tiro di prudenza per andare in giro e capire dove trovare le storie, se ci sono. Divento competente, perché è importante. Impettegolezzo. Impettegolezzo 9. Ok. Senti un po' di voci. Voglio provare un vantaggio. Vai, un punto fato. No, vediamo se riesco. Un vantaggio. Un'altra sciagura. Molto bene. Quante ne hai accumulate finora? Due. E con me siamo a 3. Due neri. Esatto. Reminiscenza del passato. Tra l'altro è ufficiale che uscirà in italiano non solo Dungeons and Dragons ma anche Guerre Stellari. Sì? Iniziano con il kit di Force and Destiny. Okay. Di The Force Awakens. Force and Destiny. Quello con i Jedi. Non è il primo che abbiamo preso. No, è l'ultimo. Non era Age of Rebellion. No. Il primo era Age of the Empire. Age of the Empire abbiamo poi preso. Poi c'è stato Age of Rebellion. Ma e poi. Sempre Massimo? C'è sempre Massimo Bianchini con l'Asterion? O... Non mi ricordo perché l'ho letto un po' di tempo fa e adesso non mi ricordo più. Però so che esce la prima scatola che fanno uscire è quella di. E oltre a queste brutte. Queste belle notizie, c'è una notizia media che è il trailer di Death Note. Io ho visto solo delle immagini. Sì, però devo fare solo la prima metà o cambiare completamente la seconda, perché altrimenti... Sì. Sì, poi vabbè, già il fatto che mi hanno fatto Misa Mora a me mi fa storcere un po' le... Però, vabbè. Invece, altra notizia media, gli altri due mini spezzoni di trailer di Ghost in the Shell che sono usciti confermano che l'estetica è azzeccata al 200% e nonostante questo io ho il terrore che verrà una stronzata pazzesca. Ho proprio questo terrore. Però non se... dai trailer non sembra. Sono usciti 4 minuti. Esatto. I trailer sono su Twitter bellissimi. Hanno messo il video di 4 sì, minuti, sì. I primi 4 minuti e lo sapremo settimana prossima. Sì. Che esce venerdì prossimo, tipo. Ma io ho prenotato al... E io non ancora e andrò la settimana dopo. Comunque tra le varie cose che senti in giro per strada, una delle più interessanti è che c'è una strega che vive appena fuori dal villaggio che si dice abbia lanciato una maledizione su uno dei marinai perché questo dovrebbe avere rubato a lei una spilla e lei la rivuole indietro e ha lanciato una maledizione su questa persona. Non hai capito il nome di questa persona perché ognuno di quelli da cui l'hai sentito ti ha detto un nome diverso. Ok. Ah, però è una cosa importante da sapere perché se andiamo in nave con uno stronzo maledetto sono guai. A me non interessa assolutamente di tutto ciò. Anzi, io vado a prendo di mira le persone che mi hanno raccontato la storia, mm-hmm. e anche altre che mi sembrano di volontà scarsa per cercare di spingere un po' la loro storia. Qualcuno voglio cercare di convincerlo magicamente, mm-hmm. che recuperare la spilla poi possono chiedere un favore a una strega. Ok. E anche un sacco di avventure iniziano così. E l'altra invece è che c'è una strega vicino, cioè è pericolosa. Non si pensa alle persone. Qualcuno dovrebbe prendere il destino tra le mani e andare
e lanciarsi in una crociata contro la strega. Ma infatti da quello che senti qualcuno è già pronto a prendere forconi, corde. Io fomento, passo okay. tutta la notte a fomentare sia con la strega che per altre storielle, tipo che ne so, scopro che il tizio ha scoperto di essere tradito dalla tipa e non vuole dirglielo, non sa come affrontarla. Cerco di mandarla nella cosa che mi sembra più interessante. Ok. In modo che poi tornando qui ci saranno delle belle storie da ascoltare. Va bene. E stai però in giro quindi tutta la notte? Tutta la notte. Ok. Al mattino cosa vuoi fare? Quando inizio a sentire la stanchezza, prima di tornare in locanda. Vedi che inizia a farsi un po' chiaro. Sì, quando immagino che stiano per svegliare loro, vado davanti alla locanda, mi concentro. Vedo fuoco. Mi concentro bene e provo a dissipare la stanchezza del mio corpo. Una prova di vigore. E posso dislocare via la stanchezza dal mio corpo? No, non puoi dislocare qualcosa che non è fisico. Però sono molto bravo, anzi io sono specializzato nelle magie di guarigione. No, hai guarigione in questo caso, sì. Okay. Oppure nella resistenza fisica. Mm-hmm. Uh-huh. 4. Ah. Sono stanco. Anzi, ti sei stancato ancora più di prima, probabilmente, nel concentrarti. E allora, visto che non sono riuscito a togliermi la stanchezza, vado su qualcosa che sono molto più bravo e provo a convincermi di non sentirla. Dai, dai! Sarò malissimo dai. La sera, però voglio provare a ammaliarmi e non sentire. Oh, questo ce la faccio. Adesso abbiamo un viaggio in nave anche, cioè, se non capita qualcosa. Vabbè, oggi. Però oggi almeno non sembro stanco. Poi stasera magari mi muovo a stento. Vabbè, per un giorno no, però... Non sono robe. Cioè, una notte di after la puoi fare, cioè. Abbiamo fatto la QWERTY. Anche perché comunque per stavamo me una, benissimo. Per me è un after interessante perché si mettono in moto un sacco di storie che poi potrebbero diventare bellissime. O cruente. Io appunto. Io e Lothar, suppongo. Usciamo dalla. Stiamo appena uscendo dalla. Non è neanche una locanda, dall'albergo. Una casa di via. Dalla casa di via. Ha letto dopo Buongiorno. Di noi? Ha letto dopo di noi? E ti svegli prima di noi? No, non sono andato a letto. Così, proprio... Vabbè. Ho scoperto delle cose molto interessanti qui in città. Ah, questa è una e cosa... E sai che quando c'è una storia faccio le ore piccole. In questo caso non faccio proprio le ore, però... Beh, mi sembra giusto. E... A quanto pare, uh-huh. intorno, vicino a questo villaggio, e anche sembra... confermato da più persone diverse anche che non si conoscono, che ci sia una strega. Una strega? Che abbia maledetto qualche marinaio. Minchia, meno male che hai deciso di fare stanotte perché fuori. Perché arruppare, poi in realtà il nome del marinaio è sempre stato diverso da persona a persona, quindi diciamo che non si sa bene chi sia il bersaglio. Però sembra che molte persone sappiano di questa cosa e alcune non le abbiano sentite dalle stesse che me l'hanno raccontata. Ah. Huh. E a quanto pare questa ha rubato qualcosa, forse un gioiello, a questa strega, ed è stato maledetto. Non si sa bene la natura della maledizione, ma la maggior parte pensa sia sfortuna, mala sorte, verruche sotto le ascelle. Beh. Il malocchio. Il classico malocchio. Beh. Che potrebbe essere un problema. Decisamente. Io direi che noi diciamo al capitano che se qualcuno dei suoi ha rubato un gingillo negli ultimi... Beh, io ho 42 nomi, se vuoi, che mi hanno dato diversi da poter controllare. Potrebbe essere un inizio. Comunque direi sì. Ci sono 43 persone in città. Di certo non mi metto in nave con qualcuno maledetto. Perché sfiga sua, sfiga pure nostra. Beh, potrebbe essere il nostro destino, però. Sì. Però è anche vero che sei incappato in questa informazione. Quindi qualcosa dovremmo farcene. Ovviamente non gli dico niente dei forconi della gente. Grazie. Grazie Alexander, grazie dello sbattimento. Vabbè, è dovere. Adesso vedremo. Visto che non sono così utile in altri frangenti, almeno in questo. Siamo tutti fondamentali. No, no, ma io so che ognuno di noi ha una parte da recitare. Ed è giusto che sia così, se tutti facessero tutto non ci sarebbero più storie interessanti. Io la prendo come una cosa totalmente positiva per me, senza conoscere tutti gli indotti potenziali. E dico, beh, è una persona saggia, sono contento. Sì, sono molto sul legale malvagio. Esatto. Io ti immagino neutrale e buono. Molto sì. Innamorato delle tue storie. Neutrale e buono. Caotico neutrale. Con un forte movente verso le storie, sì. Mm. Sì, sì.
Ma fortunatamente in Cloth non esistono gli allineamenti. E quindi andiamo al porto. Ed è ancora peggio, perché quindi uno può fare l'umano, che è il peggior allineamento di tutti. Di allineamento 6. Questa, scusate se volete segnarla, perché è una massima abbastanza importante. Giuda infame malvagio. Ok. Ma da un momento puoi fare il Giuda, o puoi fare Satana, sì, o il Pazuzu, e puoi fare il legale buono, sì, come sì, nella vita normale. Esatto. Ed essere anche schizofrenico. Esatto, hai ucciso magari dei bambini, però poi aiuti gli anziani. Sì, sì, è vero. È vero. O entrambe le cose contemporaneamente. Trasformi dei bambini in degli anziani. E poi li aiuti. Aiuti gli anziani. Perché ti piace accudire gli anziani, esatto, ma non ce ne sono abbastanza, e quindi fai perdere la vita alle persone per farli diventare anziani. Se ammazzi il nipote, se ammazzi il nipote rompicoglioni al nonno che neanche lo voleva. Gli bello, eh? Bello, bellissimo. E Benjamin Button è una perversione normale in tutto questo. Enorme. Allora, è una cosa innata, nel momento in cui diventi anziano prendi l'abilità. È quel che sto dicendo, se lo trasformi in anziano, lui comincia a vedere la bellezza. Scusate, però io settimana scorsa ho visto questa cosa ed era troppo bella per non dirvela. Non solo c'era il vecchietto che stava guardando il cantiere, ma stava facendo il video al cantiere. Che bello. Col cellulare. È il vecchio modello Angus. Due giornali, di quelli riviste patinate da 20 pagine l'una, non brossurate, che si chiamavano Cantierissimo e Carrellissimo. Cantierissimo parlava solo di cantieri e Carrellissimo parlava di carrelli e elevatori. Una cosa bellissima. Sembra quasi il porno di Nicchissima, esatto. Ti giuro. Io vorrei vedere la redazione di questi giornali. Sì. Pensa se sono tutti ventenni. Che hanno detto abbiamo l'idea geniale. Ha funzionato, però poi devono continuare. Scusate, affinché non si dica che poi io mento. No, cantierissimo carrellistica. Cantierissimo e carrellistica. Esiste anche questo. Grazie Claudio per averci portato. Cioè, invece che penthouse me lo immagino il signor ottantenne che prende cantierissimo, lo nasconde dalla moglie che non deve sapere. Che lo nasconde con davanti Playboy. Esatto. Non male. Sotto il letto nascosto. Allora, d'accordo. Arriviamo al porto. Amico mio, la zingara porpora è pronta per salvare. Anche perché sennò stavamo pronti a volare e a dar fuoco alla nave. Quasi. Perché in realtà vorrei prendermene merito, ma non è mio. Sappiamo qualcosa che potrebbe essere utile tanto per noi quanto per te. Sei un marinaio? Partire con addosso la mala sorte è più che normale, ma ditemi. Conosci una di queste 42 persone? Sì, alcune sì. Ecco. Alcune sono su questa nave? Esatto. Alcune sì. Sappiamo di per certo che qualcuna di quelle alcune ha rubato qualcosa a qualcuno. Sì, lo so. E noi partiamo così con la mala sorte e le calcagne? Oh, no. Mi chiedo di girare le vostre nobili teste verso il centro della città. Giro la mia nobile testa verso il centro della città. Vedete che fuori dalla prigione. Sì. C'è un tizio impiccato. Ah, la famosa The Injustice. È in elfico. È in elfico. Sì. Mettiamola in questi termini: meglio così che una strega che viene in città e decide di farci trasformare tutti in rane. Mi sembra un'ottima idea. Io gli faccio una mano sulla spalla, faccio beh, quindi andiamo, e cercando di non farmi notare assolutamente cerco di trasmettergli un po' di energia magica per far fare a lui come se gli venisse come un'intuizione in mente. Io voglio fare una divinazione, però voglio che in realtà sia lui a farla. Cioè gliela voglio impiantare nella sua mente. Inception. Tu hai la specializzazione Inception praticamente. Sì, esatto. È la sì, quarta per quello ho messo prudenza. 6 pure. No, non spendo il punto perché tanto mi perdete. Voglio fare una. Io posso fare una domanda sola. Esatto. E la domanda che voglio fare è alle forze del destino, no? Perché tanto io non
parlo con la Fenice e basta, è la persona giusta? E tu, guardando verso la il cadavere che penzola dalla forca abbastanza rozza, che è stata tirata su nella notte in modo da risolvere la questione il più velocemente possibile, senti il tuo cuore ardere per un attimo con un calore che ti dice tutto a posto. Scuoto la testa, cioè nel senso, faccio un segno di sì con la testa inconsciamente, in realtà rispondendo a lui ma non accorgendomene, e il mio cenno d'assenso si fa più manifesto, come se diventasse intenzionale. Mi volto verso il marinaio e gli dico: felice di aver trovato una persona competente e attenta. Quindi pensi che sia la persona giusta? Penso proprio che sia la persona giusta. Beh, se non è la persona giusta, comunque non credo che il problema della strega durerà molto. So che stanotte si stavano preparando per andare a fare le visite. Sarò onesto, a me interessava che non seguisse noi questo problema. Non credo che sia questo. Per fortuna, grazie alle tue intuizioni, riusciamo sempre a scoprire qual è la strada giusta. Sono felice di potermi fidare del mio cuore. Detto questo, non ci saremmo neanche posti il problema se non ti fossi fatto lo sbattimento di andare in giro a cercare storie, quindi grazie. Se non avete altre questioni in sospeso... Ah no, direi di partire. Allora, benvenuti a bordo della Zingara Porpora. Ah, cazzo! Avete nel fili del destino. 10 minuti? Ammagliamento, non fa male. Avete 10 minuti mentre cominciate a cazzare le rande? Che cosa le serve? Mi sono dimenticato. Cosa hai dimenticato? Ho dimenticato che a meno che tu non riesca a tenere a bada la tua fame per tutto il viaggio, dovremmo prendere delle scorte di cibo, ce l'hanno pure detto ieri. Beh sì, su quello siamo stati abbastanza onesti fin dal principio. Assolutamente chiari, sì. Beh, ma non possiamo pagarvi a voi? Non c'è spazio, non c'è fisicamente, non c'è proprio da dare a voi. Su via. Beh, potremmo fare un ammutinamento e prendercelo. Certo, sì. E poi ci schiantiamo contro gli scogli perché non sappiamo navigare, ma detto questo... Beh, ma sappiamo volare. Le lasciamo perdere. Sai volare. Mentre ti lascio in compagnia di... Siete ancora in tempo per decidere di non salpare insieme a noi. No. Dopo tutto quello che avete fatto, ci stavo scherzando, ovviamente. Per favore... Ascendente, 10. Sì, non vi preoccupate. Grazie. D'altra parte, se continuerete ad essere così efficiente, non ci sarà nessun motivo di ammutinamento. E intanto prendolo. Stavo per prendere Alexander e proprio mi dico: no, cazzo, è stato così bravo e così utile, lasciamolo sfogare. Che so che a volte vuole fare un po' di stare. Dormito. Infatti, allora prendo Lotra e gli dico: dai, andiamo a pigliare un po' di roba, dai. Corro, spendo 2 monete d'oro, basteranno, razioni da viaggio, sì, di quelle violente. Sì. E rendendomi conto che prima o poi dovrò, cioè che a breve dovrò mettermi a lavorare per mantenere questo gruppo, come è già successo più di una volta perché poverini loro non hanno soldi, torno sulla nave rifornito di cibo. Il capitano si gira di nuovo verso di voi e vi dice: a posto adesso? Sì, scusate, vabbè. Perfetto, allora prego, salite a bordo. E preso solo 20 kg, basteranno all'otra. Allora, adesso 20 kg di nigiri, di quelli belli massicci. Esatto, compressissimi. Riso bianco super compresso con dentro il curry, perché non è abbastanza grosso, sennò. E probabilmente intinti nel lardo per riuscire a darmi abbastanza energia. Vabbè, al posto della fogliolina di alga sotto, esatto. Una bella fetta della di pancetta. Che tiene un po' insieme. Potrebbero piacermi davvero a me. Però immagino l'altro. È bello lo puccio della salsa verde. Quello è wasabi, va bene, uguale. Immagino però una polpetta di riso senza la roba dentro. Una polpetta di riso stravolta nel bacon. Non dovrebbe far schifo, anzi. No, nulla col bacon fa schifo. No. Anche una scarpa, quindi. Beh, lo diceva, come si dice, lo diceva Louis C.K. che dice: il maiale è la più alta creatura di Dio perché può mangiare una mela che è fondamentalmente spazzatura e trasformarla in bacon. Che bello. È vero. Sì, è vero. È assolutamente vero. Quindi, partiamo. Salite a bordo della... Zoccola scarlata. Zingara porpora. Zoccola scarlata. E l'altra volta sua madre è una piccola puttana. E l'altra la zoccola scarlata.
Vi avviate verso sud, sì. Il mare sembra abbastanza tranquillo, ma adesso ho l'app per generare il tempo atmosferico e vediamo se resterà tranquillo. E questa app poi mi devi dire cos'è perché è bellissima. Allora, poi dimmi quando si arriva la prima notte, la mattina che abbiamo dormito. Ok, c'è un bel po' di vento che va verso sud. Beh, meglio di così. Che culo. E zero probabilità di precipitazioni. Uh-huh. È la giornata perfetta per partire. Ma funziona o è come il meteo Milano che dice piove per 3 giorni e per un giorno sole e poi la morte? È il generatore di meteo e quindi succederà esattamente il contrario. Sì, non è il generatore di tempo atmosferico, di meteo. Ah, certo. Quindi il primo giorno passa molto tranquillamente. La nave è ben attiva, vedete che c'è un forte ricambio di gente che pulisce il ponte, che sistema le corde. Io la mattina non mi offro, sono dei, se c'è qualcuno che sta tipo sai scrostando una fiancata della nave su quella specie di altalena eccetera, mi offro di dare una mano. Se me lo fanno fare, poi se riesco ad arrivare sotto voglio mettere una mano in acqua e provare a lanciare un incantesimo. Perché? Perché voglio attirare i pirati. Non c'è bisogno, avete 2 punti di sciagura. Ma voglio toccare, ma per me non è una sciagura. Okay. Io voglio spendere il punto fato per farlo. Meno male, siamo proprio fortunati. Posso consumare un punto della forza latina per far succedere cose brutte? Va bene. Però in questo caso la sciagura mi stai dando un vantaggio, è come se mi regalassi un punto fato. Quindi ha più senso che io spenda un punto fato perché io voglio che vengano. La sciagura sarebbe che non vengono. Ma il resto del gruppo non vuole che vengano. Anche loro hanno punti sciagura. Giro un bianco sul nero e cosa succede? Arriva un Sith. Ah, bene. E io metto la mano in acqua e concentrandomi, usando sia l'elementalismo perché cacchio sono nel mare, chiaro, più ammaliamento, voglio lasciare un po' di suono della spuma o qualcosa che si propaghi insieme alle onde e al mare il più lontano possibile, cercando di far venire magari a qualche pirata un'intuizione tipo di là c'è bottino o qualcosa del genere. Voglio fare il faro nella notte che è Rael. Boom. Ok, spendo anche un punto fato per farlo molto molto lontano. Ok. E poi torno su con calma, tanto ci metterò un po'. Io invece quando non medito, mi attardo con la mia proverbiale prudenza per rimanere il più possibile, ovviamente dormo come devo dormire, non è che faccio turni estenuanti, però io sto di vedetta, fondamentalmente. Okay. Mi guardo attorno. Perfetto. Una prova di prudenza. Sei. Tu stai guardando all'orizzonte, prontissimo a cogliere qualunque cosa succeda, quando da dietro di te l'altro tizio che sta di vedetta, perché comunque il capitano ha la sua vedetta, meno male, non urla pirati da dietro di voi. Tu ti giri, io mi giro verso il mare e nascondo il sorrisino, e in quel momento sentite un forte boom, vedete una nuvola di fumo davanti alla nave che vi sta seguendo e che si stava un po' girando. E qual è la procedura, capitano? Dopo, mentre stai dicendo qual è la procedura, capitano, il tuo albero viene colpito da una palla di cannone. La palla di cannone sfonda anche un pezzo della... La posso cancellare questa? Intanto. Della ringhiera. Sì, puoi di sciagura. Puoi okay. Cancellare la tua sciagura? Sì. Perché rovini di sotto, l'albero è completamente a pezzi e quindi ci metterete sicuramente di più. In più, fai un tiro di vigore. Ok, e questa è la mia domanda. Una sciagura, le sciagure sono ovviamente il contrario dei punti fato, no? Esatto. Quindi teoricamente tu le puoi usare solo quando c'è un tiro. No. No, c'è scritto... Ma noi i punti fato li possiamo usare anche quando non c'è un tiro, quindi... No, se volete mettervi in una posizione tattica avvantaggiata, sì. Ma poi c'è anche scritto proprio esplicitamente che le sciagure possono essere usate dal master per far accadere delle cose durante la narrazione. Sì, però essendo comunque il punto fato l'equivalente di un vantaggio, no? Sì. Cioè che quindi puoi allungare la durata di una cosa, eccetera. Pensavo che la sciagura fosse applicata a un tiro di dado perché se tu puoi riuscire in una cosa, ma ti può capitare la sciagura. Allora, se... Possono essere usate per peggiorare i vostri tiri? La domanda è quella. Sì. No, dallo svantaggio anche se tu hai avuto successo. Sì.
ti sto dicendo, okay, possono essere peggiorati i vostri tiri, tra virgolette, perché poi è una sciagura, non è? Bravo, sì, ti sei reso conto che così non era molto radiofonico. Ma non è l'unico modo in cui possono essere usati. Puoi usarli anche come punti neri del... Esatto, come punti fatto non sono necessariamente usati solo per migliorare. Quindi possiamo usarli anche come tipo Star Wars. Sì. Ok. Ad esempio, trovo il carretto. Esatto, l'esempio, uno degli esempi che faccio nel manuale è non sono riuscito a scassinare la serratura, ma ho trovato la mappa che mi dice dove sono le trappole. Però ho tirato per scassinare la serratura in quel caso. Sì. Ok, pensavo però fosse solo legato ai tiri. No, no. È ok, che in genere i punti li accumuli quando fai il tiro, okay, quindi magari non li consumi subito e li usi dopo, però se li puoi consumare subito. Devo fare un tiro di vigore, hai detto? Sì. 4. Ok. Ti sfracassi per terra, tu hai l'armatura? No. Ok, ti fai un danno. Crack! Sì, sentite le sue ossa rompersi, ma non mica tanto, perché iniziano a sentirsi le urla dei marinai che stanno andando a, uno, recuperare quelli che sono rimasti feriti dalla caduta dell'albero che ha schiacciato delle persone, due, alcuni si stanno preparando estraendo sciabole e tirando corde, e alcuni di loro vedete che si sono messi sul castello della nave in modo da essere puntati verso la nave dei pirati e stanno prendendo dei fucili. Io mi avvicino al nostro ormai banderuola decaduto. Sì. Lo guardo. Sulle navi proprio mi tocca fare ste parti. Sta fermo. Dov'è che ti sei rotto? Dalla parte da cui sono caduto, qua, sulla spalla destra. Sul culo. Ah, sulla spalla. Cazzo che male. Appoggio una mano e lancio un incantesimo di guarigione. Wow. Sciagura, sei morto. Ah. Ti spezza l'osso del culo. Dai, infatti, ho la specializzazione negli incantesimi di guarigione. Wow. Quindi tiri due dadi. Sai che da manuale... Ho fatto 2-2. Quanto hai in questo caso, cos'è? Ci starebbe o vigore o precisione, a seconda di... Io direi vigore se vuoi, però... Quanto hai fatto? Col vigore ho fatto 8. Ci sta. Ti fa male, perché non è una cosa sì, piacevole. Però sì, se ti metti a posto le ossa, proprio... Ah, beh, sempre molto piacevole, grazie. Io invece dico, grazie. Aspetta un attimo, perché... Volendo, se ha dei punti fatto, li può spendere per fare anche altre... Ah, una cosa, Manto. Non ho punti fatto. Okay, qualora le avessi, io ti faccio sapere una cosa che c'è scritta sul manuale. Non so come cavolo la vuoi interpretare, però c'è scritto che guarigione funziona anche come riparare. Sì. Ma infatti la mia logica, il motivo per cui a te ho fatto male vigore è che ti ho spinto un po' di mia forza vitale, ma per farlo praticamente ti ho... Rimesso a posto, cioè... Esatto. Come un meccanico. Potresti provare a riparare pezzi della nave. Può essere usata anche per riparare le armature quando si rompono, gli scudi, eccetera. Un albero in meno, per esempio, quindi qualora volessi. Quello io ci vediamo dopo. Dico a Corvo, segna questo. E mentre la nave si avvicinava con tutta la sua potenza di fuoco, solo l'eroe, fermo, da solo, a prua, in direzione della nave, perché suona meglio prua. Anche se sono dall'altra parte. A chiappa. Sì. Era pronto a riceverli. Ma non si fermava qui il suo potere. E io voglio... Vedi che intanto la pergamena si sta spostando fuori dalla nave perché tanto fluttua e si sta allontanando per restare al sicuro. Io mi metto un po' imboscato e guardando intensamente verso Rael mi concentro anche qua mettendoci proprio un po' più perché voglio fare una cosa un po' più grossa, quindi mettendoci, non credo di poterlo fare con prudenza, però voglio stare nascosto per non farmi sgamare da lui, però l'incantesimo probabilmente sarà vigore o volontà. Voglio far arrivare da lui prima dei piccoli cerchi di fiamme dai suoi piedi che fanno tipo puff, puff, e poi un'enorme fiammata che prende l'albero, lo avvolge dalle fiamme e lo voglio riparare. Ok. Che era una cosa che volevo fare anch'io, quindi che botta. Direi che è più vigore con elementalismo perché stai. Ok. E dislocazione. Sì, ci sta. Dislocazione, sì, sì, sì. Peccato, vigore 6, ma questa è
Non so se voglio ritirarlo. Allora, ci sono due modi per ritirare. Se consumi il filo del destino, lo ritiri con un più uno senza consumare nient'altro. Cioè, consumi il filo, però. Chiaro. Solo che quelli che mi sono rimasti non sono molto inerenti a questo. Puoi cercare di sforzarti e concentrarti di più. Ritiri il tiro senza bonus o malus, però dal round dopo hai meno uno al vigore finché non riposi. Sì. Va bene. Sì. La prima cosa che ti chiedo è questa. Che cosa possiede di importante per lui in questo combattimento? Il capitano della nave pirata che c'è dall'altra parte. 2-4 di nuovo. Puoi riprovarci? No. No, vabbè, perché sì. È più uno. Adesso è 6. È un più uno, ma un meno uno. No, non ce l'ho il più uno perché non ha usato il filo. Ah, se l'ho ritirato. E potresti riprovare un'ultima volta, però poi non posso provare questa volta, invece vedendo che la mia forza fisica non è abbastanza, usando la mia volontà, cioè sì, intaccando la mia volontà. Sì, abbassi poi la volontà di uno invece che il vigore, però sì. E 4, ma basta perché volontà ho 3. Hai fatto 4-4-4-4-4-4. Ho fatto 6-4 con 6 dadi. Che puttana. Ce la fai. Complimenti per la costanza. Volontà. Sì, veramente, complimenti perché. E sforzandoti, senti proprio le gocce di sudore. Uso anche un punto fato. Ok. Per farlo in maniera che anche lui sia abbastanza convinto che sia stato lui, anche perché tanto lo voleva fare. Io sono perfettamente convinto di essere stato io. Mi stupisco di quanto cazzo la Fenice agisca per i cazzi suoi, secondo la mia volontà, anche prima che io cominci a impegnarmici. Stavo dicendo, il capitano della nave pirata. Ok. Che cos'ha? Allora, dimmi che cosa stai usando, così anche gli ascoltatori se ne rendono conto. Io sto usando, cercavi questo? Quando inizi un combattimento, scegli un avversario e chiedi al tessitore quali oggetti possieda quella creatura. Scegli uno di quegli oggetti, ora in mano tua. Racconta come sei riuscito a impossessartene senza che il tuo nemico se ne accorgesse o come l'hai convinto a dartelo, anche con l'inganno. Puoi rubare anche artefatti magici o ma non artefatti del destino, come ad esempio gli oggetti unici dei tuoi compagni. La cosa più importante che ha il capitano della nave pirata è la sua sciabola, che è tramandata da 3 generazioni di capitani pirata, e ogni capitano pirata viene ucciso con quella sciabola da chi diventerà il capitano successivo. È non è solo una sciabola di ottima fattura, ma è la rappresentazione fisica del potere che ha sulla sua ciurma, che è una cosa molto strana per una nave pirata, dove il capitano molto è sì bene, più importante degli altri, ma solo finché agli altri sta bene. Questo è un clan di pirati evidentemente particolare. Beh, poi anche comunque sono molto superstiziosi, quindi se lui ce l'ha, allora, sarà... Questa sarebbe orgoglioso Alexander. È una cosa che io per adesso non esplicito, semplicemente c'è un'inquadratura un attimino da sotto che inquadra me sulla, che guardo verso la nave, verso la murata, e si vede questa sciabola intarsiata che io ho che ho nel fodero. Stessa inquadratura dall'altra parte, la sciabola del pirata, che è una sciabola assolutamente ordinaria, che io ho scambiato durante la notte, informandomi invece che dormire, dato che mi aveva messo la pulce nell'orecchio Alexander, informandovi su qual era il pirata più pericoloso che stesse per salpa, che era in zona, e con le mie, attingendo il mio passato ladresco, ho fatto in modo di scambiare durante la notte, infiltrandomi nella loro base. Quindi nessuno di voi due ha dormito stanotte? No. Beh, la notte prima. Forse era perché russavo troppo io. Come no? È passata una notte intera. Era passato il giorno. Era passata una notte da quando io non avevo dormito. Lui non ha dormito l'ultima notte. Due notti fa. No, l'ultima notte eravamo in mare. Cioè, due notti quindi fa. Quindi il pirata era del luogo. Il pirata era del luogo, sì. Beh, cioè io... se vi sta seguendo probabilmente perché mi segue. Cioè quando lui mi ha detto io prendo ed esco, mi sono detto anch'io, facciamo che vediamo di pararci il culo. E come sempre Lothar è l'unico che è rimasto a dormire un po'. Io ho dormito alla grossa, proprio è quello più intelligente di ha tutti. Dormito per tre. Anche perché infatti la stanza completamente sua, ha fatto il cazzo che voleva. Quanto si sono avvicinati? Aspetta, questa è un'azione? No, no. Bene, io
sfodero la spada, considerando l'ascendente che mi darà sui pirati che stanno per abbordarci, con illusione. Loro sono abbastanza... Domanda. Abbiamo un albero... L'albero sono a raggio lontano. L'albero sta bruciando e si sta riformando. Sono ancora... Oh! Sono ancora a raggio lontano. Però voi siete stati rallentati dall'albero che è caduto, quindi... Che adesso si sta riparando. Diciamo, quando tocca loro arrivano a raggio medio, perché voi non vi siete mossi. Allora, se avessi qualcosa di sapienza, cercherei di stimare se... come si dice, se abbiamo possibilità di fuga oppure no, e nel caso farei un'illusione per mascherarci, ma visto che io sapienza non ce l'ho e ho solamente prudenza, comincio a mettergli i bastoni tra le ruote con illusione, utilizzando ascendente faccio risuonare la mia voce a centinaia di metri di distanza e loro sentono, anzi vediamo, sì. 5, beh, fare suonare la voce, 10. Faccio il pignolo, fare suonare la voce a distanza. Gli servono i punti fato. No, più che altro gli servono i punti fato. Ah, giusto, ok. Perché lui vuole parlare, vuole far sentire la sua voce a distanza. Deve anche usare dislocazione. Bravo, vabbè. O elementarismo, faccio portare la mia voce dal vento. Ok. E così non devo ritirare, perché ne ho tirati due, altrimenti di nuovo. E loro sentono questo sussurro portato dal vento, che dice: come puoi guidare la tua ciurma se non sai neanche prenderti cura della tua spada? E guardando verso di me, loro vedono me con le ali di fenice aperte dietro le spalle. Un albero che sta prendendo fuoco di fianco, albero... mentre si ripara. Rispende 3 punti fato, nessun problema. Gli avanzamenti di... Mentre si ripara l'albero di fianco nelle fiamme. Ne ho, fortunatamente. Esatto. Me, che lentamente e deliberatamente alzo la spada che brilla la luce del sole. Non ce la faccio questa volta. Adesso ce la... Ok. Ah. Te l'ho detto, se volevi gli auricolari... Sono demente, no. Okay. Poi dicono perché quando fanno i video sugli italiani facciamo tutti i gesti e si agita quando fa... How Italians play fumble. How Italians play fumble. How Italians play. Uè. Beh, era una scena carina. Vediamo se ha avuto qualche... E su questa scena carina io chiuderei la puntata e scopriamo la prossima volta come si conclude il tutto. Quindi seconda puntata che finisce con la mia supercazzola prematurata. Però l'altra volta era una supercazzola estrema. E tra l'altro sarebbe stato bellissimo, perché per gonfiare il tuo ego in maniera smisurata, se tu avessi fallito, l'avrei fatto io. Come reazione, certo. Ah, questa sessione mi è piaciuta tantissimo. Perché Clotes rende tantissimo anche... Di parte! Vabbè, chiaro, l'ho scritto io. Non dovessi dirtelo da solo, sei come la mamma che fuma sul bambino. E c'è anche il bambino che la spinge col braccio, tipo, cazzo fai? E lei... Sì, ma con la mano sulla gola, lei proprio... Adesso la devo mettere su Twitter, scusate, perché... Hanno scelto anche una donna brutta. In realtà è che il bambino ha colpito talmente forte la madre alla gola, perché è un maestro di Kung Fu, che è uscito lo spirito Chi. Della madre. Perché poi c'è scritto: questo. Il fumo può nuocere ai tuoi figli, alla tua famiglia e ai tuoi amici. Sì, se gli spegni le sigarette in un occhio, sicuro. Non c'è neanche test da fare sul fumo passivo o altro, perché quello è molto attivo come fumo. Se ti danno fuoco, il fumo fa male. Sì. Esci. Se ti prende fuoco casa, il fumo fa male. Comunque, quello che avete ascoltato era Clotes. Clotes. Fumble. Fumble, Clotes, Fumble. Mi confondi così. Settimana prossima finiamo Clotes, anche perché è quasi arrivato il momento e avete ancora tre fili tu. Beh, ma io lo volevo spendere uno appena arrivavamo in vista, perché io ce n'ho due in realtà. Vabbè, quella che ce l'ho già, di sapere un segreto. Immagino che comunque sulla nave ci siano almeno più di un PNG addestrato. Sì. E io ce l'ho volevo usare dopo... si affronta più di un PNG addestrato alla volta, uno perché l'abilità si chiama Nessuno ricorderà il tuo nome, che è perfetto per un bardo malvagio. Uno di questi non è in grado di usare le sue capacità speciali finché il cantastore è cosciente, perché non è, non è nessuno. Bellissimo. Comunque le abilità sono una cosa meravigliosa, veramente. Grazie. Se anche voi siete curiosi di leggere le abilità dei personaggi di Clotes, potete scrivere o un tweet @FumbleGDR o meglio una mail a fumblegdr@qwerty.it e chiedere di essere aggiunti al gruppo di playtest,
Poi vi romperò le balle se chiedete di essere aggiunti al gruppo di playtest, perché dovete pretestare. Non è una cosa, esatto, facciamola tanto per. Quindi sappiate che a vostro rischio e pericolo, poi io vi bombarderò di hai giocato, hai provato, hai fatto? Vi ho avvertito. Grazie a quelli che hanno già chiesto di partecipare al playtest, grazie a chi sta facendo una traduzione in francese di Clotes. Pensa quanto è avvantaggiato lui, tra l'altro, che se dovesse mai poi mettere, fare la pagina o quello che è, lui c'ha già volendo dei video dove si vede il gioco. Vabbè, è vero, mica sono scemo. In realtà lui ha creato Fumble 4 anni fa. Solo per questo. Solo per queste due puntate. Infatti finito Clotes noi chiuderemo. Sì, sì, assolutamente. Le Clotes. No, anzi, no. Finito Clotes succedono altre due cose. Uno, andiamo al Play, dove ci saranno dei manuali da sfogliare di Clotes. Ci saranno delle birre da bere perché le porta Luca. Ci saranno delle mani da stringere, delle pacche da dare sulle spalle. E la settimana dopo ritorniamo a tredicesima era e ritorniamo in grande stile con un nuovo giocatore. Yes, è vero. Una cosa molto importante da sapere per tutti: le mani da stringere non c'entrano niente con Nezumi, non siate spaventati. No, sono mani che camminano per strada. Okay. E poi era Fukezuna, non Nezumi. Cosa c'entra Nezumi? Nezumi era l'altro, era giusto. Zlatan. Che non c'entra niente. Ma beh, tanto più o meno tutti i suoi figli sono dei figli di puttana. Esatto, quindi non c'entra niente con Fukezuna. Fukezuna era un figlio di puttana solo con chi gli voleva male. Non ha mai fatto del male a voi. Sì, è vero. Beh, con chi gli voleva male, certo. Ma Fukezuna non era Fukezuna? Mentre strappi la faccia a una persona, certo, sì, che ti vuole male, cioè. Fukezuna era quello con le facce? Sì. Sì. Ah, okay. Scusa, domanda. Mentre strappi la faccia a qualcuno, certo che ti vuole male, cioè, però sì, ma non era il gruppo. Ah, no, sì, certo, con noi è sempre stato... Era uno psicopatico, sociopatico, serial killer, ma non era un è vero. Poi, quando faremo la campagna di Clotes, oppure un altro gioco, perché devo dire che mi sta intrigando di brutto l'idea di un bardo malvagio. Beh, una figata, eh. Bardo malvagio proprio. Puoi iniziare a pensare a un bardo malvagio... Ma no, poi basta, sennò faccio solo bardi. Pony trick. Però io ti dico questa cosa. Ci hanno scritto i ragazzi di Journey to Ragnarok, che è un modulo per la quinta edizione, che verrà Bello Claude, sempre la quinta edizione. Che verrà presentato al Play a Modena, di cui partirà il Kickstarter appena dopo il Play, e che verranno a giocare con noi una puntata per presentare. Sì, quinta edizione. Yes. È un modulo vichingo, quindi puoi fare lo Skald malvagio. Vichinghi. In realtà stavo pensando nelle storie dei vari libri fantasy. Un bardo malvagio malvagio. Un bardo malvagio. Forse qualche personaggio di nicchia non molto conosciuto. No, malvagio malvagio in realtà no. No, beh, non mi sembra che sia così. C'è uno che fa morire la gente perché vengono delle storie migliori. O va in giro a fomentare storie dove non ci sono. Non so. Magari rompendo la pace di un villaggio perché non è interessante. Penso no. C'è Alknos nella terza stagione di Fumble. Nella terza stagione, sì. Ma era già PNG. Beh, io ti dico, io invece al contrario, volevo fare una... Allora, perché non lo gioco da troppo tempo ed è sempre stato il mio personaggio, vorrei fare un ladro. Magari con qualche deriva un po' sacra, buono. Aspetta, con qualche deriva un po' sacra, scusate, piccola parentesi anche qui. Quinta edizione, ci sono alcune multiclassi, come avete visto dalla saga, quella con Sir Kevan, il ladro assassino guerriero che faceva parecchio male. Yes. E noi abbiamo trovato un'altra che non è per niente male, che è il ladro paladino. Io a quello pensavo. Il ladro paladino fa un... cioè, se ti critta, perché si moltiplicano i dadi del furtivo. Chicchia. E punire il male, sì, sono dadi, sì, quindi si moltiplicano anche quelli. Io pensavo appunto, quindi gli prendi il cuore e c'è un'esplosione di luce sacra. E com'era quell'incantesimo di Pathfinder o della terza, del paladino che si faceva implodere e faceva l'esplosione sacra? Era di quelli epici. Era di quelli epici? No, mi sa che era del Book of Exalted Deeds. Sì, Book of Exalted Deeds. C'era un incantesimo del paladino che tu potevi lanciare quell'incantesimo e detonavi, tu paladino, in un'esplosione di luce sacra che faceva tipo 40 dadi da 6 di danno, eccetera, ma tu muori. Che figata, bellissimo. Cioè, bello. Era bellissimo. Ed era praticamente la Thunder Wakbar. Sai che bello fare appunto il ladro paladino buono, che va in giro con il bardo malvagio.
e potrebbe non essersi mai accorto. Secondo me l'unica cosa che il bardo ladro paladino, il ladro di solito è molto abile a intuire e nel deception. Sì. Secondo me per il bardo malvagio ci vuole come protagonista un Caramon. Ma secondo... Un Caramon, cioè, beh, cioè un guerriero un po' ingenuo o il qualcosa sul picchiaggio un po' ingenuo dove lo puoi manipolare pesantemente. Però guarda che in realtà... Il ladro non lo manipoli così facile. Dipende come è costruito, dipende. Perché in quinta edizione, che è una figata, tu puoi fare un ladro paladino che è basato su carisma, non è particolarmente saggio, ma cosa ne so, magari ha carisma e destrezza. E deve essere un po' fanatico. Però. È esatto, è un po' fanatico, considera che dove va lui trova i casini perché è guidato a risolvere. Ma pensa anche solo se il bardo riesce solamente a convincerlo che il messaggio che lui gli manda, o il sending, è la voce del suo dio. Guarda, io ti dico, secondo me potremmo giocarcela, sarebbe interessante, perché io volevo... Ci penseremo, sì. Però io voglio tenermi un po' via dai bardi, perché giocati troppo ormai. Drogato! Sei tu che l'hai proposto, No, vabbè, che... Ah, perché volevo far vedere il bardo... il personaggio, perché era molto bello. Il bardo secondo anche me rimane la classe più bella di D&D. Allora, tecnicamente però, non è necessario fare un bardo pur essendo un cantastorie. È vero. No, lo so, però... Cioè, allora, io ho fatto un paladino cercatore. Diciamo che è difficile fare qui il cantastorie se non vuoi andare comunque nel sociale un po'. Detto così sembra che vuoi aiutare la gente. Davvero, perché comunque il fatto della parlantina sciolta, la comunicazione, il fatto che sai i segreti della gente, il fatto che... Potresti fare tranquillamente un ladro che ruba la roba, uccide senza scrupolo perché... conosce i segreti, però non puoi fare l'ignorante che non parla, cioè è un po' sprecato. Non fai Conan magari, però secondo me anche lì puoi fare tranquillamente un guerriero, il generale che conoscono tutti, che porca puttana conosce, una parola per chiunque, cioè... Beh, ma fa ben vedere anche il barbaro, In D&D è sempre stato secondo me il ladro il più adatto a governare, regnare, fare il mercante. Sì, sa fare tutto. Sa... Perché ha la sua credibilità in più. Dicevi il re... del barbaro invece? Il barbaro in teoria, se tu fai il capo clan, capo tribù, quello che si siede e racconta le gesta anche degli altri avventurieri, in realtà è lo step prima dello sciamano ed è in teoria lo sciamano è il gran narratore delle tribù. Sì, ma praticamente il mio è quasi lo sciamano perché lui non è che suona. No, sì, però c'hai la penna che scrive, racconta la storia, sì, ci tieni molto alla storia dell'eroe, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, dipende molto da che cultura prendi come riferimento e puoi più o meno ficcarci quasi tutte le classi, quasi. Sì, e l'idea dietro a fare le costellazioni in questo modo è che non sono necessariamente classi, ma è qualche cosa di oltre che guida te, ma tu puoi anche fare... il cantastorie che però c'ha vigore 6 e picchia come un fabbro. Ah no, sì, chiaro, come io volevo fare il druido guerriero. Dio, che schiaffi il druido. Druido mi sa che io potrei fare il per druido una guerriero volta è il druido è il tank perfetto. Oh, scusa, non ti volevo interrompere, Manto, mi spiace. Stavo soltanto pensando a uno, ognuno diceva la classe che da un po' che vorrebbe provare, io potrei tornare al druido prima o poi. Il druido è il tank perfetto. Sì, abbiamo visto come è andata con Ranger. No, abbiamo visto come è andata col druido quando abbiamo giocato a Dungeon World la prima volta. Beh. Jonathan e Obatan. Con Simone, Jacopo che faceva il figlio di Manto e Manto che ha passato il tempo trasformando il rinoceronte rincoglionito. È vero, era con Jacopo che c'aveva la... Oddio, che bella che detto era! Questo, che bello. Dubbio, nonostante l'abbiamo nerfato in D&D 5, secondo me è fantastico. È il, a parte che è il sacchetto dei punti ferita che non finisce mai, è bellissima questa cosa. Sì, ma il druido quando lancia il nono in quinta, che accessa Shape Change... Se il nono è Angus, c'ha 8 miliardi di punti ferita tra tutte le trasformazioni. Se poi quello lì può diventare elementale, sì. Non lo tiri più giù. È saccato dei punti ferita infinito. Poi uccide il druido del cerchio della luna. Il druido del cerchio della foresta, come cazzo si chiama? Che è quello che lancia più incantesimi. Quello c'ha un grosso vantaggio nelle campagne lunghe. Perché che noi ce n'abbiamo uno. E il druido c'ha come potere, invece di potersi trasformare nelle bestie di grado di sfida più alto e poterlo fare ogni short rest. Le sue trasformazioni sono solo una volta, sono uguali alla fine perché diventa elementale eccetera, un po' di più basso grado di sfida, però con lo short rest recupera gli incantesimi. Minchia, è un ruolo diverso, è un ruolo completamente diverso. Detto questo, se io se mi vorreste lasciare farlo, perché io ho una fame di fare sta roba, se mai ci capiterà di giocare nel 5,
Ad Arte Arcana ha fatto uscire proprio 10 livelli di opzioni, quello è bellissimo. Ma ha fatto uscire un sacco di cose fighe. Mm. Anche l'artificiere è bello. I primi 5, cioè quando ne avevamo fatti uscire i primi 5 e non erano belli. L'hanno rifatto estendendolo a 10, è una A bomba. Me piace tantissimo il bardo, quello che ha fatto Matthew Mercer, che è quello di Critical Role, che è uscito su quello, la D&D Guild, DM Guild, sì, sì, che è il maestro. Uh-huh. Io difatti ero deciso se fare quello in Clothes perché verrebbe perfetto. Che è il bardo che non è che suona, ma lui manipola i suoni della battaglia. Bellissimo. E quindi è proprio in mezzo al campo di battaglia. Direttore d'orchestra. Che un po' è il mio, che agisce solo di reazioni praticamente, no? E praticamente che fa il direttore d'orchestra dei suoni della battaglia. Era bellissimo. Ah, e vorrei capire perché in D&D 5 tutto ciò che è delle tempeste è più forte. Cioè il dominio delle tempeste... No, il dominio delle tempeste del chierico, se non fai quello che picchia picchia fa cagare. Fa però se fai quello che picchia picchia funziona di Dio. Sì, ma devi fare però anche multiclassare per guerriero. E lo stregone delle tempeste? Lo stregone è il più forte di tutti, è quello della magia selvaggia. Secondo me quello delle tempeste è più grosso. Più grosso quello della magia selvaggia, mentre dei maghi il più potente è l'abbioratore. Cosa che secondo me è sempre stata vera. C'ha 30 punti ferita tipo di scudo. Più c'ha, aggiunge la proficiency quando fa dispel e counterspell, che di solito non l'aggiungi. Di solito è un dado da 20 più un modificatore, pari al livello. Se tu già c'hai più 5 in proficiency, basta. Già è un... cioè, con 11 più 5 proficiency, 16 più il tuo modificatore, metti che è 5, 21, dispelli l'undicesimo. Sì. Quello, e poi c'ha al quindicesimo, mi pare, perché noi ce l'abbiamo uno, difatti, devo sempre tirare contro di tutto. Perché c'ha il vantaggio su tutti i tiri di salvezza e prende metà danni da tutti gli incantesimi. E allora, cioè. Vabbè. Allora ditelo. E con questo il Ranger fa cagare. Però la versione quella che hanno fatto, quella nuova, è carina. Invece, sì. Forse anche un po' troppo in alcuni casi. Quello che tira senza accompagnare male. Fatto un po', e purtroppo hanno fatto un po' elasticone. Ha detto, oh mio Dio, cosa abbiamo fatto? Anche perché quell'altro faceva veramente, veramente cagare. Sì, il Ranger è l'unica classe che avevamo. Tutte le campagne che ho ascoltato, ho visto, ho giocato di quinta edizione dove c'era un Ranger, tutti finiva come Conongo. Che ai primi livelli gli veniva dato o l'arco potentissimo, o si pompava di brutto il compagno animale in qualche modo con House Rule, perché sennò era completamente inferiore. No, vabbè, non l'hanno imbroccato. Era tipo un ongo. L'unica classe che non hanno imbroccato, secondo me, perché per esempio anche il Monaco ha fatto un gran lavoro. Beh, il Monaco è troppo OP. Il Monaco è troppo OP quando inizia ad avere 20 punti key, sì, che fa 5 attacchi. 5 pugni stordenti, ok, puoi avere le Legendary Resistance, ma se non puoi avere più 12 alti di salvezza, ma prima o poi un 1 o un 2 li fai. Sì. E quindi quando su 4 attacchi sono 4 tiri di salvezza per non essere stordito, sì. E sull'OP della quinta? E sull'OP della quinta possiamo chiudere dicendovi, ricordandovi che Fumble è un podcast di QWERTY. Ci trovate su fumblegdr.it, dove ci sono le miniature dei personaggi, anche di Clotes. Ci sono anche le miniature dei prossimi 40 PG che giocheremo. Non abbiamo ancora deciso quali, ma ci sono già. Quella pagina sta diventando un macigno da caricare, la dovrò separare in qualche modo. Sì, però secondo me stai facendo dei danni a Heroforge. Secondo me c'è un sacco di gente che già sta prenotando le vacanze, ma poi tu in realtà sono 4 anni che non ne compri neanche una. No, tre ne hai comprate. Gli stai sfasciando il business model. Non riuscivo più a fare forecast, porca puttana, perché? E non riesco a capire. I nostri dati non tornano. Abbiamo 8 miliardi di miniature create e 5.000 comprate. Questa industry, qua, in Italia c'è qualcosa che non va. Non riusciamo a capire perché. Milano. Potete trovarci anche su QWERTY.it, dove trovate anche gli altri podcast di QWERTY, e dove potete andare su QWERTY.it/associati, diventare soci di QWERTY, fare una donazione mensile o fare una donazione, una tantum, di quello che volete. Visto che poi c'è un sacco di gente che ha iniziato ad ascoltarci, andate su iTunes. Giusto. Mettete 5 stelline o 5 fili del destino e mettete una recensione, anche solo per come ci avete trovato, se vi piace scrivete qualcosa, tanto a noi fa sempre scrivete piacere, quanto è bello Clotes, anche perché c'è una gara tra me e Claudio che continua ad andare avanti, che diventa sempre più difficile adesso che uso Ubuntu al lavoro. Io invece ho il Mac, così impari. E poi che altro volevo dire? No, volevo dire un'altra cosa importante. C'è un'altra cosa importante, che potete andare anche su fumblegdr.it/shop e comprare o le nostre magliette o le nostre tazze o le nostre qualunque cosa, perché Society 6 ormai vi stampa anche i cuscini. Sono fighi, sai, però il copripiumone, cazzo. No, il cuscino è molto figo. C'ha il suo perché il dado ci sta proprio bene sul cuscino.
E no, volevo dire un'altra cosa che era, adesso me la ricordo. Che nello shop possono comprare anche Urban Heroes usando il codice Fumble Now. Fumble Now! Fumble Now! Su PayPal, compratelo perché è molto bello, l'ambientazione è fantastica, i disegni sono molto giocato, belli. Andate ad ascoltare le puntate. Andate ad ascoltare le 5 puntate cui abbiamo 5? Giocato. 5? Vabbè, io 4. E li trovate al Play, ovviamente, i ragazzi della Tinat Games, dove presentano anche il gioco da tavolo nuovo. Già, che noi andremo a provare. Che io ho già provato. Bastardo. Com'è? Molto divertente. Dobbiamo fare la puntata come quel gioco. Facciamocene dare uno e facciamo la puntata come quel gioco. Partirà il Kickstarter, che dovrebbe partire appunto il giorno del Play, se non ricordo male. Quelli che partecipano al Kickstarter e sono al Play ricevono un regalo fisico in più. Io ve l'ho detto, poi fate voi. Grande. Perfetto, e io mi sono dimenticato la cosa che volevo dire. Perfetto. Ma era, beh, ci vediamo al Play. C'era quell'altra cosa. E settimana prossima, diciamo. Perché così altrimenti diventa il terzo film del Signore degli Anelli. Non finisce più. O l'Hobbit. No, lo Signore degli Anelli. A settimana prossima. Buonanotte. Buonanotte. Attenti ai bardi malvagi.